Allora, mi sentite tutti? Bene. Volevo dirvi, ben arrivati qui. Fra un po' partirà la diretta e dovrò essere professionalissima. E il video che vedrete tra poco e che apre la nostra serata è stato proprio creato da un mio studente, Alessandro Clerici, che è di prima, pensate, poi farà anche da presentatore. E veramente devo dire che ho dei ragazzi qui a scuola che sono fantastici. Buonasera, buonasera a tutti. Con grande piacere vedo che siete numerosi in sala anche oggi e immagino ci siano sempre molti collegamenti. Quindi vi abbraccio tutti con il pensiero in evoluzione e vi do il benvenuto nell'ultima serata del ciclo di quest'anno, dedicato al dialogo tra scienze. Ricordandovi che nei pomeriggi di martedì 4 e venerdì 14 aprile ci si potrà addentrare nel metaverso per esplorarlo filosoficamente con i colleghi Pierluigi Pizzitola e Matteo Revolti e naturalmente i nostri studenti. La scorsa serata è stato un sorprendente dialogo con l'artista Arcangelo Sassolino, amante degli esperimenti tecnologici più estremi, quanto della fragilità umana, e ne siamo usciti forse più consapevoli della nostra esistenza ed umanità. Come tutti gli ultimi eventi di Pensiero in Evoluzione, potrete trovare la registrazione nel sito scolastico del De Gasperi e sul canale YouTube della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Oggi abbiamo qui con noi un fisico sperimentale davvero cosmico, che in precedenti incontri ci ha raccontato le parole dell'universo, ci ha portati sulla ISS ad ammirare il mondo da lassù e infine ci ha presentato le opportunità della Space Economy. Questa sera, insieme a Roberto Battiston, faremo un nuovo viaggio. Ve lo lascio assaporare senza dare ulteriori indizi. Vi dico solo che a guidarvi saranno ancora dei nostri fantastici studenti. Ed ora il momento dei ringraziamenti. Tutta la nostra riconoscenza alle persone speciali che hanno reso possibile la realizzazione di Pensiero in Evoluzione 2023. Ringrazio Giulio Bertoldi, il dirigente scolastico dell'Istituto De Gasperi, e tutti i fantastici colleghi del team di Pensiero in Evoluzione. Grazie ad Enrico D'Andrea per la locandina che trovo davvero favolosa. Un grazie di cuore a Roberta Tomio, Anna Chiara Cestele e Roberto Conte, che hanno preparato con entusiasmo, affetto e grande efficacia gli studenti che vedrete tra poco in azione. Grazie anche a Pierluigi Pizzitola per le riflessioni filosofiche che vi consiglio di andare ad ascoltare. E poi un grazie a voi ragazzi, Alessandro Clerici,
a Letizia De Pinto e Ilenia Roda. Pensate che Alessandro è di prima, quindi avrà bisogno proprio di un bel applauso. E Ilenia e Letizia sono di quinta, ma hanno trovato il tempo per prepararsi ed appassionarsi a questo evento. Sono i nostri presentatori. Poi ci sono tutti gli altri ragazzi e tutti gli studenti che hanno aiutato alla preparazione della serata che avete visto in diversi momenti in azione. E vi dico, ragazzi, che siete veramente bravissimi, veramente bravissimi. E adesso gli altri ringraziamenti. Un caloroso grazie alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, al direttore Paolo Gonzo e al presidente Arnaldo D'Andrea, che collaborano attivamente con noi e ci sostengono con fiducia da molti anni. Un grazie anche a Stefano Modena, presidente della Fondazione Valtes, per la disponibilità e l'interesse che dimostra sempre nei nostri confronti. Grazie al Comune di Borgo, in particolare a Elena Greter, della Biblioteca Comunale, al direttore Andrea Sommavilla e a Maria Elena Segnana, assessore all'istruzione e alla cultura, oltre che al sindaco Enrico Galvan. Infine, ma non meno importanti, i ragazzi di Slow Cinema, che sono la nostra insostituibile regia. Un grazie di cuore al suo presidente, Yuri Micheli, a Ivan Piacentini, Barbara Gianesini, Rida Fucar, Verdiana Pasqualini, Alberto Sandonà, Lorenzo Vancini e Larbi Assuani. Davvero generosi nel dedicarci tempo e capacità di diverso tipo, veramente molto disponibili. E ora lascio presentare il nostro gradito ospite a Ilenia, ringraziandolo di cuore per aver accettato l'invito e vi auguro una buonissima serata. Buonasera. Roberto Battistone è nato a Trento, la città dove attualmente vive. Ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera, accademica e scientifica, cominciata subito dopo la laurea, con lode, in fisica alla Normale di Pisa, sull'analisi di dati di un esperimento svolto al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio del mondo in fisica delle particelle. Perfeziona i suoi studi in Francia, dove svolge il dottorato di ricerca all'Università di Parigi. Ha svolto ricerche in team internazionali, coordinando progetti come l'L3 del Large Electron Positron Collider del CERN e l'esperimento AIM-MS, Alpha Magnetic Spectrometer, per la ricerca dell'antimateria sulla Stazione Spaziale Internazionale, in collaborazione con il premio Nobel per la fisica Samuel Chow Chun Ting. L'altro progetto importante è la collaborazione realizzata del satellite cinese CSIS per lo sviluppo di tecniche innovative di monitoraggio dei terremoti dallo spazio. Nel 2012 si trasferisce presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento per costruire un nuovo centro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il TIFPI, Trento Institute for Fundamental Physics and Application, dedicato alla tecnologia spaziale. Nominato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana nel 2014, dirige questo ente pubblico con grande efficacia e competenza, fino al 2018, portando avanti i programmi di tecnologia spaziale importanti nell'ambito sia europeo che internazionale, come piccoli satelliti ad alta tecnologia. Roberto Battistone ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Space Economy del 2017, anno in cui gli è stato anche dedicato l'asteroide 21256, Roberto Battistone. Nel 2019 altri due riconoscimenti importanti, la Hall of Fame e dell'International Astronautical Federation e la China National Science and Technology Award. Da 10 anni si dedica anche alla scrittura di saggi di divulgazione scientifica per raccontare la scienza al grande pubblico. È del 2012 Dialogo tra un artista e uno scienziato, scritto con l'amico pittore Franco Venanti. Nel 2018 pubblica La meccanica quantistica spiegata a chi non ne sa nulla. Nel 2019 scrive ben due opere, Fare spazio e il bestseller La prima alba del cosmo. È del 2020 La matematica dei virus, scritto con il figlio Pietro. E infine l'ultimo libro, del 2022, L'alfabeto della natura, di cui ci racconterà questa sera. Sono felice di presentarvi Roberto Battistone. Buonasera a tutti e grazie per questa bellissima opportunità che mi date di tornare qui a Borgo, prima
con Sonia ragionavamo sul fatto che è la quinta volta negli ultimi, non diciamo quanti anni, ma comunque in qualche anno che è passato, e per me è sempre molto molto bello tornare in questa scuola, soprattutto con questa presenza, questo lavoro dei ragazzi, degli studenti, che cambiano sempre, ma la qualità del risultato non fa che migliorare. È veramente un testimone che viene passato ogni anno a un gruppo di persone diverse, che questi meravigliosi insegnanti che avete in questa scuola. E oggi vi volevo parlare di questo libro, L'alfabeto della natura, in cui affronto una serie di temi che mi stavano molto a cuore, per il fatto che sono talmente importanti che non possiamo non conoscerli, e quindi è anche utile riflettere e ricordare che queste cose di cui parliamo questa sera sono veramente importanti, ciascuno col suo contributo, con la sua riflessione. Io, essendo un fisico, l'approccio che uso è quello ovviamente della riflessione critica, del ragionamento e di un minimo di conoscenza delle basi su cui certi fenomeni si realizzano. Ma alcune delle cose di cui discutiamo questa sera sono veramente alla portata di tutti, dovrebbero essere interrogativi che ciascuno di noi si pone quotidianamente quasi, perché riguardano la realtà intorno a noi, una realtà molto tecnologica, molto sofisticata, in cui la scienza ha un ruolo importantissimo, che ci permette di essere questa sera in questo luogo così bello, gradevole, comunicare, trasmettere anche a persone lontane, ma che contemporaneamente ci appare come qualche cosa che noi non governiamo, non sappiamo governare. Non dico che dobbiamo essere noi dei tecnici o degli scienziati, ma quando spesso e volentieri ci troviamo la natura che interferisce con le nostre vite, la pandemia piuttosto che il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale, abbiamo tanti esempi che come quotidianamente la scienza e la tecnologia ci arrivano addosso, ci arrivano vicini, e non sappiamo bene come trattarli. Quindi il paradosso di una società così fortemente tecnologica, ma formata da individui, ma incluso, non è che faccio una predica a nessuno, ma da individui che non sono in grado di usare gli strumenti di carattere generale per affrontare dei problemi specifici che hanno delle radici profondamente scientifiche. È di questo che parliamo questa sera, da vari punti di vista, in varie sfaccettature. Siamo nel XXI secolo, questo chi è? Ulisse, che sta navigando davanti all'isola delle Sirene. Vi ricordate? Ha fatto legare i suoi compagni, li ha fatti bendare, li ha fatti tappare le orecchie affinché remino senza preoccuparsi, senza essere distratti dal canto delle sirene, mentre lui si fa legare all'albero maestro con gli occhi aperti e con le orecchie ben allerta, perché vuole scoprire, vuole sentire, vuole ascoltare, vuole capire. E la scapola, riesce a uscire per miracolo da una situazione che, se non fosse stato legato, avrebbe portato tutti quanti verso gli scogli, verso la dannazione, verso la fine. Ecco, noi siamo tutti quanti degli Ulisse nel XXI secolo. Abbiamo un affascino irresistibile nei confronti della tecnologia, delle promesse, delle incredibili potenzialità che noi esseri umani abbiamo costruito negli ultimi pochi secoli. Siamo terribilmente curiosi, interessati, desiderosi di fare di più, di andare più lontano, di essere ancora meglio circondati dalla tecnologia. Ma alcune delle informazioni che noi riceviamo cercano di confonderci più che di aiutarci, e il rischio di andare a sbattere sugli scogli è significativo e alto, a meno che non sappiamo navigare con estrema perizia all'interno di una complessità sempre crescente. Scusate, ma In questo libro io mi faccio spesso riferimento a Richard Feynman, notissimo fisico teorico, premio Nobel per la fisica teorica, grandissimo divulgatore, un pensatore del secolo scorso, che ha dato un contributo enorme a radicare la scienza contemporanea, la scienza moderna, nelle sue basi profonde, nel suo linguaggio con cui riesce a decifrare la realtà. E lui soleva dire delle cose del tipo: non si può ingannare la natura. Cosa vuol dire questo? Vi ricordate che Galileo disse nel Saggiatore che
che la natura è come un libro aperto scritto con caratteri matematici, logici, geometrici, e il nostro obiettivo è quello di saper leggere questi caratteri, imparare questo linguaggio, per poi ricavare che cosa? Le leggi. Leggi che una volta ricavate sono delle scoperte importanti, perché il libro della natura è scritto una volta sola, non si scrive ogni 15 giorni. E quindi queste leggi sono quelle su cui si basa la realtà intorno a noi, il fatto che riusciamo a scoprirle, verificarle, utilizzarle, impiegarle, scriverle nei libri di testo, insegnarle nelle scuole, è una cosa straordinariamente importante. E questa comprensione delle leggi della natura, non pensiate che sia molto antica. Galileo veramente ha aperto la scienza moderna, anche perché l'ha resa scienza sperimentale, in cui le ipotesi su come funziona la natura sono verificate sistematicamente, dagli scienziati appunto, nei confronti di esperimenti in cui la natura ci può dire guarda hai ragione, guarda hai torto. E quando la natura dice hai torto, è l'ultima parola, non puoi riprovarci, non è come l'esame di riparazione. Se tu fai un'ipotesi che la natura ti smentisce, devi buttarla via, ricominciare da capo. Quindi anche una grande maestra che ti rende come scienziato molto umile, molto attento a quello che ti racconta la natura, per poi costruire pazientemente il muro della conoscenza, la struttura delle leggi, sapendo bene che può darsi che arrivi qualcun altro un domani con una idea più interessante, più importante, più grande, più verificabile, che mette in difficoltà la nostra teoria su cui magari eravamo convinti di essere arrivati, e ne propone una più grande, più interessante, più nuova, che spiega più cose. Einstein questo lo ha fatto ripetutamente, ma non è l'unico. Quindi non dobbiamo dimenticarci mai della grandissima quantità di cose che abbiamo imparato in questi pochi secoli che ci separano dall'inizio della scienza sperimentale. E dobbiamo capire come funziona la scienza. La scienza non è mai un bianco e nero. Certo, ha l'obiettivo di verificare fatti profondi, fondamentali, che non possono essere cambiati della realtà. Ma allo stesso tempo, e questo è una qualcosa che l'opinione pubblica capisce fino a un certo punto, la scienza è pronta a cambiare idea se vengono nuovi fatti sperimentali, ma attenzione, trattati e analizzati dalla comunità scientifica con le regole che la caratterizzano, non perché uno si alza la mattina e dice io la penso diversamente. Questo è un passaggio molto importante. La scienza può cambiare, ma può cambiare con dei processi che sono molto rigorosi, molto duri, molto concreti, e che devono essere rispettati nella loro complessità e nelle loro conclusioni, anche quando lasciano uno spazio per delle incertezze. E è chiaro che noi siamo in un mondo oggi che appare complesso, per dire il minimo, forse disordinato, con continue sorprese. Siamo in un periodo di guerra, per fortuna non ancora in casa nostra, ma molto vicino a noi. Siamo reduci di una pandemia terribile, sappiamo che ce ne potrebbero essere delle altre. Abbiamo l'intelligenza artificiale alle porte, che in poche settimane ci ha invaso le case, i computer, le discussioni. Abbiamo tecnologie potentissime e siamo solo all'inizio. Tutto questo in un mondo in cui ci sono povertà, discriminazioni, paesi interi che stanno emigrando per il disordine climatico o per altri tipi di disastri di carattere ambientale o politico. Quindi è chiaro che siamo in un mondo che è al minimo complesso o addirittura fuori asse. E come facciamo a procedere, a guardarci con in modo credibile, a guardare in modo credibile al futuro, ad affrontare i problemi e senza alzare le mani e dire ormai non possiamo farci più niente? Beh, le istruzioni per l'uso, scusate ma ogni tanto faccio fatica a puntare, grazie, ce le dà sempre Richard Feynman, che ci ricorda per esempio, puoi andare avanti un passo, un click, che il problema non è che le persone non siano istruite. Noi facciamo tanti anni di scuola, siamo in un istituto scolastico. Il problema è che le persone sono istruite quanto basta per credere a ciò che gli è stato insegnato, ma non abbastanza istruite per mettere in discussione ciò che gli è stato insegnato. Questa è una profonda verità. La conoscenza non è mai definitiva. La conoscenza è sempre un trampolino per andare verso una comprensione migliore. Molto spesso ci accontentiamo di quello che abbiamo imparato, magari in tempi lontani,
e su questo vogliamo costruire ciò, un'interpretazione anche dei fatti che ci sono presenti oggi, molto dopo che abbiamo finito i nostri studi, per esempio. La capacità critica di rimettere in discussione le cose, ma in modo costruttivo, non per distruggere, in modo costruttivo per capire meglio, girando l'oggetto, il problema, per trovare la direzione in cui le cose si allineano, si capisce meglio, si va più in profondità, è qualcosa che dovrebbe essere insegnato come fattore principale a scuola. La scuola deve essere in grado di insegnare il pensiero critico, a mettere in discussione le affermazioni degli altri, non per essere offensivi o aggressivi, perché solo nel dibattito sincero e profondo e oggettivo si riesce a scavare in profondità e arrivare alla base della realtà che ci circonda. La scienza fa questo, né più né meno, ma dovrebbe essere un modo, un metodo che tutti quanti noi utilizziamo. Siamo di fronte a problemi complessi. Ciascuno di quelli che ho elencato prima è un problema complesso. Ma attenzione a non confondere complesso con complicato. Complicato è un aggettivo negativo. Quando una cosa è complicata è perché non l'abbiamo capita bene. La complessità, invece, riguarda noi esseri umani, la società, tanti aspetti della natura, che è ricca di varianti, che è ricca di interazioni. E l'obiettivo è capire la complessità con schemi semplici, cosa che è possibile fare. Magari mi costa molta fatica, molto studio, molto lavoro, ma i problemi importanti sono sempre semplici nelle loro declinazioni, ma possono poi svilupparsi in modo complesso per creare la ricchezza delle cose che sono intorno a noi. Quindi, anche se il mondo ci appare complesso, talmente complesso che a certi punti vogliamo alzare le braccia per dire non ce la possiamo fare, in realtà dobbiamo essere in grado di andare al nocciolo delle questioni, rovesciare i problemi e nuclearne gli aspetti per poter vedere la semplicità che è dietro i meccanismi di base. Questo è quello che si fa quando si fa una scienza sensata, ragionevole. La scienza non è complicata. Alla sua base è semplice, ma mettendo assieme tanti piccoli pezzi, come fosse un Lego, possiamo costruire uno shuttle. Il fatto che una volta che noi troviamo la spiegazione delle cose, poi non dobbiamo dimenticarcene, non dobbiamo far finta che non ci sono. Quando abbiamo trovato una problematica che è legata a leggi della natura, non possiamo immaginarci che il venerdì va a riposo e riprende a lavorare il lunedì. Le leggi funzionano sempre, la pandemia funziona sempre, il cambiamento climatico non si ferma a Ferragosto. Se c'è un processo in atto, non si ferma neanche quando noi dormiamo. E quindi dobbiamo cercare di ricordarci che le leggi devono essere rispettate e appunto che i problemi complessi si affrontano con soluzioni semplici, con un'idea molto chiara di come le cose funzionano. Faccio un paio di esempi. Il primo esempio sono i cambiamenti climatici. Se vogliamo capire i cambiamenti climatici, se questo è veramente un problema fondamentale, se da questo tipo di problema, la sua comprensione, la sua soluzione dipende il nostro futuro, deve essere possibile affrontarlo, spiegarlo in modo molto semplice. Quello che voglio fare nelle prossime tre immagini è lasciarvi una traccia che vi aiuti a capire cos'è il problema climatico, in modo tale che la prossima volta che vi capita di riflettere, cioè parlarne con gli amici a tavolo o al bar, quello che vi sto per mostrare vi possa essere di qualche aiuto. La prima immagine sembra molto complicata, però la analizziamo con calma. Abbiamo nell'asse verticale la temperatura del pianeta, la temperatura media del pianeta. Il massimo è più 14 gradi rispetto alla riga orizzontale che rappresenta la temperatura attuale, fino a meno 4-5 gradi rispetto a questo valore. L'asse orizzontale è molto interessante, sono 500 milioni di anni, sono tanti 500 milioni di anni. I dinosauri sono scomparsi 60 milioni di anni fa, 500 milioni di anni è molto prima dei dinosauri. Noi riusciamo con una scienza che si chiama paleoclimatologia, usando informazioni le più differenti, simulazioni, analisi, le più sofisticate,
a ricostruire com'era la temperatura del pianeta 500 milioni di anni fa. E 500 milioni di anni fa era a più 14 gradi. Dopodiché a 400 milioni è scesa a circa più 4 gradi, a 300 milioni ha avuto un picco a meno 4 gradi e poi su a 13 gradi e via dicendo. Ci sono qualche incertezza perché i modelli non sono sempre identici, ma l'andamento è molto chiaro. 14 gradi vuol dire che i mari sono più alti di 100-150 metri, che il ghiaccio non c'è più in nessuna parte del pianeta. In quei periodi le piante, se c'erano, stavano al polo, le foreste equatoriali stavano al polo nord, al polo sud. La Terra era un forno e il tipo di vita che c'era la vita, perché la Terra vede la vita esistere da quasi 3 o 4 miliardi di anni, la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, appena si è raffreddata un pochettino, subito è iniziato un processo batterico, di moltiplicazione di esseri viventi. Quindi la vita è esistita praticamente sempre. 400-500 milioni di anni fa era una vita che viveva a 14 gradi, totalmente diversa da quella attuale. Poi, quando dopo circa 200 milioni di anni, si arriva a meno 4 gradi di temperatura media, una palla di ghiaccio. Quella vita che viveva caldo è sparita completamente, tutte le specie sono sparite, sono rimaste però altre specie che vivevano in condizioni estreme e fredde. E poi su di nuovo, in 100 milioni di anni, si cambia completamente, l'evoluzione avviene molto rapidamente in scale così grandi. Quindi cambiano completamente le piante e gli animali un'altra volta, il mare torna ad alzarsi su tempi così lunghi. Ma noi non c'eravamo, ma la Terra ha cambiato allegramente clima enormemente. Andiamo avanti, l'ultimo picco di caldo è circa 50 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri che poi col famoso meteorite sono spariti. Faceva molto caldo e quindi immaginiamoci i blocchi delle placche tettoniche erano diversi, c'era una Pangea, probabilmente stavano tutti quanti al polo sud, al polo nord, perché faceva molto caldo sulla Terra. E però da quel punto in poi, se guardate, piano piano la temperatura scende. Nel terzo riquadro sono 4 milioni di anni, continua a scendere. L'uomo ancora non c'è. L'uomo incomincia a scendere dalle scimmie, dagli ominidi che scendono dalle scimmie, circa 2 milioni di anni fa. E la temperatura è più o meno come quella attuale, con delle rapide oscillazioni, la scala è molto compressa, e l'evoluzione umana è avvenuta in questi, il terzo blocco è un milione di anni, in questo periodo in cui dagli ominidi delle steppe dell'Africa, non a caso in Africa, perché faceva freddo nel resto del pianeta, c'era molto ghiaccio, la temperatura mediamente è stata sotto lo zero, sotto il riferimento termico attuale in modo significativo, c'era tantissimo ghiaccio e quindi l'umanità si è sviluppata guarda caso nel Medio Oriente, nell'Africa, nelle parti calde, e la temperatura è oscillata moltissimo in questo periodo, quindi arriviamo agli ultimi 200 o 150 mila anni in cui finalmente si arriva all'uomo dei Neanderthal, poi l'uomo Sapiens negli ultimi 70-80 mila anni, e guardiamo cosa c'è nell'ultimo pezzo, sono gli ultimi 20 mila anni. Gli ultimi 20 mila anni, chiaramente è più espansa la temperatura, ci si affaccia con una glaciazione bella tosta, perché la temperatura del pianeta è meno 4 gradi. In circa 10 mila anni questa temperatura sale di 4-5 gradi, arriva a circa 10 mila anni alla temperatura attuale, dove rimane sostanzialmente lì per 10.000 anni. L'uomo lì c'è, e come? Torniamo un attimo a quello che abbiamo imparato alle elementari, alle medie. Le prime civilizzazioni, non le tribù nelle savane, non l'uomo, diciamo, delle grotte di Neanderthal, le prime civilizzazioni, agricoltura che diventa città. Quanti anni fa i Fenici, i Sumeri, i primissimi, 6.000 anni fa, 7.000 anni fa a tirare la lunga? Non c'è nessuna traccia di civilizzazioni prima di 6 o 7.000 anni fa. E tutto ciò che è seguito fino ai giorni nostri è stata una zona di temperatura molto stabile, molto stabile. Solo così ha potuto svilupparsi una dopo l'altra civilizzazioni millenarie. Ripeto, gli Egizi, prima i Fenici, poi i Romani stessi, che hanno operato per quasi una cosa e l'altra, 500-600 anni, in condizioni molto stabili. Questa stabilità è quella che ha permesso la formazione dell'umanità come la conosciamo oggi, queste grandi strutture di città,
questo grande sviluppo tecnologico che avviene solo nelle grandi concentrazioni di esseri viventi, di esseri umani, è stato reso possibile da condizioni stabili. Stabili attorno a quale valore? Ma a quello in cui ci siamo trovati negli ultimi 5-6 mila anni, temperature come quelle attuali. Era la temperatura giusta? Non era quella giusta? Era quella che siamo trovati che ci ha permesso di riempire quella parte del pianeta in cui ci si riesce a vivere, certamente non nel Sahara, certamente non nel Polo. Ma in tutto il resto, ove era possibile vivere, in queste condizioni ci siamo sviluppati, moltiplicati, poi sono cambiati, chiaramente le civilizzazioni si sono un po' spostate per questioni di carattere sociale, sociologico e quant'altro, ma il clima è rimasto fermo. Chi ha l'occhio buono vede due punti rossi in fondo, è la temperatura stimata per il 2050 e per il 2100. Il messaggio qual è di questa lunga descrizione? Se vi dicono, quando siete a discutere, oh, ma il clima è sempre cambiato, ma le stagioni sono sempre cambiate, vero? Guardate lì che roba, 10 gradi di più, la Terra era tutta quanta sciolta, 4 gradi sotto il clima attuale, tutto un pezzo di ghiaccio, vero? Ma non è mai cambiata così rapidamente come nell'ultimo secolo. Questa è l'unica cosa che dovrebbero dirvi, che il ritmo di cambiamento è anomalo, non il fatto che abbiamo più un grado, che è cresciuto un grado in 150 anni, non è mai successo su queste scale una variazione così rapida. Questo è il punto. Ma non è di questo che si discute di solito, bensì il fatto a un grado, cosa volete che sia, non è mai salito di un grado la temperatura del pianeta. Lì sono saliti di 14 gradi in 100 milioni di anni, qui di un grado in un secolo, e sta aumentando di 0,1 gradi al decennio. Non si è mai visto un cambiamento del genere. Questo è il punto, su questo dovremmo ragionare, perché è il punto centrale, il resto non è così importante. Tre immagini, vi ho detto, la seconda è quella che ho espanso gli ultimi 10.000 anni. La scala è molto diversa, è da meno 0,8 gradi circa a più 0,8 gradi e vedete che la temperatura non è ferma. Un po' si è spostata negli 10.000 anni che passano fra 10.000 e 4.000, era 0,4 un po' calda. Ma stiamo parlando prima delle civilizzazioni. Nell'ultimo periodo ho amplificato ancora la scala, negli ultimi 1.500 anni. Beh, 1.500 anni è dopo Cristo, parliamo della fine dell'impero romano. Si parla di un'anomalia climatica medievale in cui la temperatura era un pochino più alta, più vicino a questo riferimento che stiamo tirandoci dietro da 500 milioni e che ha provocato gravi siccità e gravi problemi di carattere del cibo, no? Perché c'era troppo caldo, di quanto? Di 0,2-0,3 gradi. Oppure della piccola glaciazione che c'è stata fra il 1500 e il 1800, siamo scesi di 0,3-0,4 gradi rispetto a questo riferimento di prima. Era il Tamigi e la Senna erano dei pezzi di ghiaccio d'inverno e l'agricoltura è andata ancora a pallino, evidentemente. Quindi spostamenti di 0,2 gradi hanno lasciato traccia storica nel cambiamento radicale di agricolture, magari più primitive di quella attuale, ma pur sempre fondamentali per il sostentamento della vita. Dal 1700-800 in poi la salita è questa. Che cosa è successo nel 1800? Nel 1780 circa un genio inglese, non lo dico come offesa, James Watt, si è accorto che se io faccio bollire l'acqua dentro una pentola, diciamo, riscaldata a carbone e ci metto un tappo sopra, questo pistone viene spinto con forza dal vapore che sta sviluppandosi, calore che diventa movimento meccanico. Oibò! Ma allora ci possono far andare una macchina che può tagliare, cucire, spingere, battere, posso sostituire il muscolo con del carbone e con dell'acqua. Cosa geniale. Infatti nasce la rivoluzione industriale e si moltiplicano le macchine a vapore e nascono le fabbriche e nasce l'Inghilterra della rivoluzione industriale. A Londra in quel periodo non si vedeva da un lato all'altro della strada per lo smog, per le particelle di carbone, di questa industria che stava esplodendo. Okay? Ma sappiate che non era quello il problema di cui oggi ci lamentiamo.
Perché le particelle di carbone dei fumi non filtrati, dopo un po' ricascano, fanno male ai polmoni, ne saranno morte a migliaia di persone per tubercolosi o altre cose. Ma non è quello il problema, che quando si brucia carbone, e poi petrolio, e poi gas, si immette nell'atmosfera questa CO2, che è un gas tranquillissimo, respirabile in piccole dosi, neutro, assolutamente banale, ma che dagli, è aumentato al punto tale da fare un filtro rispetto al calore che la Terra deve emettere per buttarlo fuori e mantenersi a temperatura quella che ci piace a noi, quella su cui siamo sviluppati negli ultimi 6.000 anni. Quindi questo è successo in quell'anno, piano piano, dagli, moltiplica la quantità di CO2 nell'aria, siamo arrivati ai giorni nostri in cui ne stiamo immettendo, come vedrete, quantità enormi. Questo è il ciclo del carbone, che poi il carbonio, la CO2, carbone con l'ossigeno fa CO2. Scusate, torniamo un attimo indietro. Sappiate che oggi è molto complesso, la CO2 è nel terreno, la CO2 è nell'acqua dell'oceano, la CO2 è nelle piante, nelle strutture delle piante, la CO2 nel permafrost congelata, nel metano congelato sotto in Siberia. E c'è un ciclo molto complesso, ma quello che conta alla fine sono le frecce grosse. Noi ne mettiamo nell'atmosfera, questa è una cosa media negli ultimi 10 anni, medio, poi sta crescendo, 9.5 in certe unità, gigatonnellate, non mi interessa, 9.5 in certe unità, il suolo e la vegetazione ne assorbe 3.2, ne emette 1.5, perché c'è la fermentazione di certe parti delle piante, non è che solamente assorbe, è una dimensione. Il mare ne assorbe 2.5, una quantità enorme, perché il mare è un polmone che assorbe i gas, fai la somma e la differenza è più 4.9, in opportune unità. E questa è la media su 10 anni. Ai primi di questi 10 anni era 1.2, negli ultimi 10 anni è 8-9 in queste unità, e la media fa 4.9, che viene emessa dove? Nell'atmosfera. Se non ci fosse il mare, quel 4.9 sarebbe 6-7. Il mare sta assorbendo tantissima CO2, e infatti piano piano sta anche acidificandosi, perché può darsi che l'equilibrio del mare, con tutta la CO2 che sta assorbendo, si stia spostando leggermente rispetto al riferimento. Bene, questo è quello che volevo dirvi, quello che è successo, con l'invenzione di James Watt. Prima qualcuno, poi di più. Oggi, ogni secondo, mettiamo 756 tonnellate di carbone o di CO2, quando era qualche cosa sostanzialmente 1.000 volte di meno, quando James Watt incominciò il suo giocattolo della macchina a vapore. A un certo punto si è passati in petrolio, poi gas, il carbone di meno, anche se lo usiamo ancora, e questo è quello che sta accadendo oggi. Oggi non lo vediamo con gli occhi, non ci intossica nel nostro respiro, ma sta cambiando il clima del pianeta. E questo ve lo dimostro in modo plastico, perché questi sono dati raccolti da satelliti della NASA, da strumenti a terra, elaborati da supercomputer, e vi mostra il ciclo della CO2 in un anno, nel 2006, ogni tic, è un giorno che passa. Cosa vediamo? Siamo in inverno, il nord del mondo, fra che si scalda, fra che gli alberi hanno perso le foglie, perché siamo in inverno, emette una quantità enorme di CO2 e si distribuisce col vento sia in altezza che in dispersione. Poi ci si scalda, quindi d'inverno si emette un sacco. Il sud del mondo, anche perché estate, ha le foglie verdi, benissimo, è meno emettitore. Guardate quella incredibile immagine dell'Amazzonia che batte come un cuore, che respira. Che cosa sta succedendo? Di giorno la foresta amazzonica e anche le altre, assorbono CO2 per far crescere le piante. Di notte stanno ferme. E si vede. No, di giorno diventa un po' meno rosso, di notte si ferma e incomincia ad accumularsi. È normale. Ma non è questo il problema. Il problema è che abbiamo una foresta vivente, l'Amazzonia, più un pezzo di Africa, più altre cose, e contemporaneamente ne bruciamo 10 o 20, perché bruciare il fossile vuol dire utilizzare le foreste del passato,
bruciate al ritmo del presente, dell'industria attuale, degli 8 miliardi che siamo e dell'industria che usa sostanzialmente fossile. Questa immagine vi fa capire che noi vogliamo difendere l'Amazzonia, come se no, vogliamo difendere la biodiversità, certo che sì, vogliamo impiantare alberi, come no, ma non c'è gioco una foresta contro venti. È impossibile che una foresta, la raddoppiamo, è impossibile, ma dobbiamo moltiplicarla per 10 o 15, non c'è spazio sulla Terra. Questo tipo di immagini dovremmo guardarle, meditarci, riflettere, dovrebbero essere raccontate per quello che sono. Ripeto, dobbiamo mantenere le foreste, la biodiversità è fondamentale evitare che vengano distrutte, ma il nocciolo del problema del cambiamento climatico non sta lì. Tra l'altro, la cosa curiosa è che se noi guardiamo il costo sociale dell'energia che stiamo utilizzando, vediamo che a sinistra abbiamo quanti morti ci sono per unità di energia fatta col carbone o col petrolio o col gas naturale, le biomasse, l'idroelettrico, il vento, il nucleare e il solare. Morti per unità di energia, per i motivi più vari. Sostanzialmente non sono le esplosioni o gli incendi, sono il danno dovuto alle particelle, al particolato, la gente che muore di polmonite, lo smog, queste cose sono principali. Poi ogni tanto anche l'esplosione, l'incendio, ma il grosso non è il disastro, il grosso è la diffusione di sostanze non adeguate alla sopravvivenza umana. E vediamo che il carbone e il petrolio sono i più pericolosi, perché a parte la CO2, che sta a destra, emettono tutta una serie di quantità di materiali che non sono certamente buoni per la vita di tantissimi milioni di persone. Il gas naturale è già meglio da questo punto di vista perché ha meno sostanze addizionali, puro metano, è una molecola relativamente semplice, ma naturalmente come CO2 ne emette tantissimo. Andando avanti vediamo che l'idroelettrico fa pochissimi morti, probabilmente lì sono veramente i disastri quando succedono, ogni tanto purtroppo accadono, e fa pochissima quantità di CO2, per non parlare del vento, per non parlare del nucleare, che da questo punto di vista è ok, da questo punto di vista è ok. Quei morti lì sono quelli di Chernobyl e dei dintorni, che su questa scala è poca roba, poi magari sono migliaia di persone, ma su questa scala è poca roba. E poi c'è il sole, che in questa scala probabilmente la vince alla lunga, perché di fatto i pannelli solari difficilmente creano problemi alla salute e non emettono molta poca CO2. Quindi perché, nonostante questa tabella in cui vediamo che stiamo usando pesantemente delle sorgenti energetiche che non solo fanno la CO2 a manetta, ma hanno anche un impatto sulla salute umana, perché le stiamo usando? Beh, la risposta è molto semplice. L'umanità ha sempre scelto la sorgente energetica meno costosa che c'era. Nella savana era la paglia e il legno. Dopodiché si è usato anche un po' il legno, la carbonella, il carbone. Ma sapete che il carbone, prima di Signor Watt, veniva usato sostanzialmente, siccome costava, la gente usava la legna per far da mangiare, e il carbone usavano i fabbri per fare la forgiatura del ferro. Lì occorre temperatura alta e quindi occorre una materia che bruci meglio che il legno. Era poco usato. È esploso l'uso del carbone dopo l'invenzione della macchina a vapore. E poi si è continuate col petrolio e poi si è continuate col gas. Perché? Perché era la cosa meno costosa che c'era. Non esistono sorgenti energetiche. Non sono esistite sorgenti energetiche di tipo fossile costose. Si trovavano sottoterra, bastava scavare. Anche il petrolio, una volta imparato a tirarlo fuori senza impastarlo con l'acqua e con la terra, veniva da sottoterra, era un giacimento, era una risorsa. Guardate come oggi in America, dove la benzina non ha le accise, la benzina costa meno dell'acqua minerale, meno del latte. Meno della Coca-Cola. Vi fa possibile che costi meno della Coca-Cola un litro di benzina? Perché evidentemente i giacimenti sono una risorsa che la Terra ci ha messo 200 milioni di anni a produrre, a creare,
ma noi la troviamo e chi la trova diventa ricco e gli costa veramente poco. Si scatenano anche guerre per avere i giacimenti in mano. Poi però il prezzo è il prezzo di una cosa che esce dalla terra e nessuno si preoccupa del danno conseguente a questo utilizzo. Quindi è ovvio che finché costano così poco, nessuno gli viene in mente, dal punto di vista economico, di andare da un'altra parte. Però oggi le cose stanno cambiando, questa è la notizia positiva importante, perché abbiamo imparato a cavare energia a basso costo dal sole, a un costo molto più basso ormai delle fossili. Ma prima di andare su questo volevo chiedervi, voi sapete veramente, cioè è chiaro che la società contemporanea vive di energia, il benessere intorno a noi è energia trasformata in calore, luce, telecomunicazioni, oggetti, energia. Ce ne serve, indubitabilmente, adesso c'è il problema del gas, che forse non basta, il costo della bolletta elettrica, ci serve sicuramente. Ma quant'è l'energia che ci serve in assoluto? Rispetto a che cosa? Rispetto a quella che abbiamo sulla Terra. Quanto è grande davvero la nostra necessità di energia? Il Sole ci manda molta energia. Ci manda l'energia luminosa che noi vediamo, che ci scalda, che fa andare le piante, e noi la usiamo in certe altre situazioni, e che la Terra rimanda fuori esattamente per quello che riceve. Se non la rimbalzasse via, si scalderebbe. Come l'acqua nella pentola. Scaldo l'acqua nella pentola? Se il coperchio me la tiene chiusa, mi si scalda l'acqua. Se non la voglio scaldare, devo farla evaporare, devo fare andare via il calore in qualche modo. Quindi la Terra riceve energia solare tanta e ne riemette altrettanta. Solo che la riceve calda, visibile, le luci del sole che ci scalda, che ci illumina, e la riemette come un corpo più freddo. La Terra ha una temperatura media di 15 gradi centigradi e quindi emette luce a una frequenza più bassa, sono leggi della fisica, la emette come radiazione elettromagnetica o come emissione termica. Quindi manco la vediamo, ma guai se non la riemettesse. Infatti il cambiamento climatico è che ne sta riemettendo un pizzichino di meno. Bene, la sorgente in ingresso, che è la radiazione solare, in certe unità è 175.000 terawatt di potenza in ingresso. Il consumo totale di energia delle società del pianeta messe assieme è di 17 terawatt. Il rapporto fra le due cose è 1 su 10.000. Riceviamo dal Sole 10.000 volte più energia di quella che ci servirebbe se la trasformassimo una parte su 10.000 per poter far andare tutto la nostra società. Ci arriva un'enorme quantità di energia, di fotoni caldi, molto energetici, luminosi, che possono essere trasformati dal silicio in energia elettrica, e rimettiamo altrettanta energia più fredda, ma l'equilibrio ci deve essere. Se noi ne intercettiamo una parte per 10.000, abbiamo risolto il problema. Ma allora direte, ma perché non lo facciamo? E la risposta è questa, l'uomo ha sempre scelto la sorgente energetica meno costosa, perché l'economia funziona in questo modo. E prendere del silicio che prende la luce del sole per trasformare l'energia elettrica, inventato circa 70-80 anni fa, costava tremendamente tanto, come un diamante. Nel tempo è calato il costo, ma già ancora negli anni 2000 costava troppo. Vi ricordate che gli incentivi vari sono stati fatti per motivare il mercato a crescere, per poter fare pannelli a un prezzo tale da poter sostenere il costo per il cliente privato. Non stava in piedi economicamente, ancora nell'anno 2000, 20 anni fa. Ma l'industria è cresciuta, anche col contributo della Cina. In queste cose tutto fa brodo, l'economia è economia, non bisogna stare lì tanto a pontificare. E oggi i pannelli solari producono energia a un costo molto più basso di quello fossile. La natura sa bene da dove viene l'energia. Tutto ciò che può rendere verde lo rende verde. Poi gli animali mangiano le piante, i carnivori mangiano gli animali, la natura sa bene da dove si incomincia a prendere energia. La natura non va col vento, non va con i fossili, non va con l'idroelettrico,
va tutta quanta a sole. E il nostro cibo, derivato dalle piante della catena del cibo, viene da lì. Il nostro frigorifero è pieno di sole. La carne, gli animali che mangiano altri animali, oppure che mangiano il becchime, che mangiano le piante, viene dal sole ed è chimica strutturata in modo tale da essere di valore per un processo di tipo biologico. Benissimo. Andiamo avanti. Questa è una slide che passo rapida perché a qualcuno può interessare anche l'aspetto che la vita sulla Terra è legata al passaggio dell'energia dentro o fuori, ma al trattenimento dell'entropia bassa che viene dal Sole. Ma ne parlo eventualmente dopo perché è un tema un pochino particolare. Allora, altra informazione. Quando noi facciamo un processo di produzione di energia meccanica, di energia che ci serve, di energia elettrica, a seconda del processo dell'energia primaria che ci mettiamo in ingresso, che sia combustibile, che sia petrolio appunto di vario genere, fossile, che sia solare e quant'altro, dovete sapere che noi perdiamo il 63% in calore. Quando andate alla pompa di benzina e prendete 1,08 € per comprare un litro di diesel, togliete le accise 50%, 0,9 per un litro senza tasse, di quel 0,9 pagate un 0,3 per muovere la macchina e un 0,6 per scaldare l'ambiente. Questa è termodinamica, non ci si scappa. Ok? Quindi il processo di produrre energia utilizzabile è un processo intrinsecamente abbastanza inefficiente. Per cui questo è un altro aspetto che occorre tenere presente. L'energia che viene dal sole scalda poco e produce energia elettrica facilmente utilizzabile. Quella che ottengo facendo andare un motore termico piuttosto che una macchina a vapore, a gas, a petrolio, butta via inevitabilmente 2/3 dell'energia circa in calore perso. Ricordiamoci la prossima volta che facciamo la benzina. Ora, se noi abbiamo messo a fuoco il problema climatico come una questione di equilibrio che è rimasto per migliaia di anni più o meno inalterato, ma che abbiamo iniziato a modificare solo un secolo e mezzo fa in modo crescente nel tempo, e quindi è un problema scientificamente piccolo così, perché basterebbe non metterla più, basterebbe togliere quella che c'è. Se fosse un esperimento di laboratorio ci metteremmo 5 minuti, e che riguarda 8 miliardi di persone e un'infinità di processi industriali, cultura, interessi intersecati in modo molto complicato. Quindi una cosa molto semplice diventa una cosa complicata da realizzare. Ma il problema è grande così scientificamente parlando, è grande così da un punto di vista sociale, politico, economico, cambiare le abitudini. Però le soluzioni si cominciano a intravedere e dobbiamo conoscerle, perché se non le conosciamo non possiamo valutarle. Nella bailamo informativa di un telegiornale o dei giornali o dei talk show, se non sappiamo dov'è il nocciolo della questione, non capiremo mai da che parte andare, chi dice cose sensate e chi fa rumore. Ci sono tre cose fondamentali per uscire o per prendere la direzione che ci può far uscire dalla situazione attuale. La prima, sorgenti energetiche rinnovabili. Lo sappiamo tutti che è così, ma forse questa sera lo capiamo anche meglio il perché è così importante. Basta CO2 nell'atmosfera, ce n'è già troppa. Le sorgenti energetiche rinnovabili, voi direte, ma se costano troppo non le usiamo. Il messaggio che vi do nella prossima slide è che costano di meno del petrolio, di meno del carbone, di meno del nucleare, e quindi l'economia si sta muovendo massicciamente in quella direzione, perché finalmente si è alterato il rapporto di costo a favore delle rinnovabili. La seconda questione è l'accumulo dell'energia rinnovabile, che per sua natura c'è di giorno ma non di notte, c'è col bel tempo ma non col brutto tempo, quando c'è il vento, quando non c'è il vento non c'è più, è variabile nel tempo e noi non possiamo vivere a singhiozzo nella società. Ci serve un accumulo di energia rinnovabile efficiente, e su questo siamo un po' più indietro. E poi c'è il problema
importantissimo, di cui non se ne parla praticamente mai, che dobbiamo tirar giù la CO2 che è nell'aria. E adesso li affronto tutti e tre in termini rapidi. La grande notizia è questo grafico. Negli ultimi 10 anni, vedete quella riga rossa che è crollata? È il costo dei pannelli solari. È passato da circa 300 euro per unità di energia prodotta a 40 euro, questi sono dati del, mi pare, 19-20, per unità di energia prodotta. Sono passati attraverso il costo del nucleare, che nel frattempo è cresciuto del 30%, il costo del solare termico, con le torri con tutti gli specchi, che è rimasto comunque molto alto, il costo del carbone, che è rimasto piatto, è un'energia molto matura quella del carbone, costa poco, ma non è calato nel tempo, è fisso lì, ed è molto ottimizzato. Il costo del geotermico, che è un po' peggiorato, perfino il costo del gas, delle turbine elettriche a gas, che sono l'ottimizzazione più spinta possibile, perfino quello costa oggi di più del fotovoltaico e del solare e del eolico su terra. Questo grafico di fatto ci dà l'idea che si sta risolvendo il problema numero uno. L'umanità, per la prima volta nella storia, negli ultimi secoli, ha sviluppato una tecnologia che costa finalmente poco per fare energia rinnovabile. E domani, se io vado a comprare un pacco di energia, sono un cretino se lo compro a carbone, perché costa di più. Posso farlo solo se non sono capace di accumulare energia variabile e non ho alternative se devo far andare un forno notte e giorno. Ma nel momento in cui avrò la possibilità di accumulare efficientemente l'energia elettrica, e questo ve lo mostro fra un istante, questo grafico vi obbligherà, non tanto quanto privati, ma quanto società economica, ad andare nella direzione delle rinnovabili, perché costa di meno. E nulla può fermare un'economia che è competitiva rispetto a un'altra. Non ci sono blocchi e incentivi che tengano. Voi direte, ma come mai non sta accadendo adesso, abbiamo il problema del gas russo? Beh, queste cose non si attivano in pochi mesi. Questo inverno e anche il prossimo avremo bisogno del gas, nessuno dice che cambieranno le cose, ma vi assicuro stanno cambiando rapidamente. Chi guarda gli andamenti di queste curve le vede crescere esponenzialmente a favore delle energie rinnovabili, ma non perché siamo buoni, ma perché costa di meno. Voi direte, ma come è possibile? Volevo installare sul mio tetto un sistema fotovoltaico, mi costa troppo. Qui stiamo parlando di impianti industriali, di grandi impianti, non la frammentazione di due pannelli qua, tre pannelli là. Stiamo parlando di industria dell'energia. Ecco, l'industria dell'energia sta andando in quella direzione. L'accumulo. Esistono dei modi di accumulare l'energia elettrica, quella che produce un sistema fotovoltaico? Sì, sono le batterie. Le batterie sono una soluzione temporanea che però sta sviluppandosi molto. Oggi un paese come Borgo, non so quante migliaia di abitanti abbia, potrebbe fare facilmente un parcheggio pieno di batterie e garantirsi una risorsa energetica notturna o col cattivo tempo o in periodo di mancanza di vento, se aveste le pale per ipotesi, che garantirebbe pienamente la funzionalità di tutti i servizi base senza interruzione. Si può già fare a prezzi ragionevoli. Non a Milano, non Milano perché è troppo grande la città e sono troppo grandi i valori energetici, ma paesi di migliaia di abitanti già lo stanno facendo. Le batterie per le automobili, lo sapete, è un mercato molto importante. Le batterie non sono la soluzione ideale per vari motivi. Primo geopolitico, c'è un monopolio del litio da parte quasi totale della Cina, è molto, molto, molto importante. Secondo, perché c'è comunque un problema di dismissione, dopo un tot ricariche le batterie devono essere ritrattate e al momento la gente si concentra a costruirle piuttosto che a riconvertirle. Quindi a un certo punto avremo dei problemi, se continua così, di gestione del residuo batteria, è da capire come fare, non è irrisolubile, ma... E terzo, diciamo, il loro costo non è secondario, è un costo significativo. Però esistono altre alternative,
esistono degli accumuli diversi, più smart, basati su processi termodinamici. Anche in Italia abbiamo dei brevetti, delle tecnologie che stanno crescendo rapidamente, per cui l'accumulo energetico sta prendendo piede in ritardo rispetto a quello che vorremmo, ma comunque di fronte a un'energia così di basso costo, la pressione industriale per creare un accumulo industrialmente accettabile è fortissima. E poi c'è il terzo problema della CO2 nell'aria. Prima che vado su quello, è importante questa slide. L'andamento dell'energia fotovoltaica, solare fotovoltaico, che sta crollando, possiamo estrapolarlo per i prossimi 5-7 anni. I prossimi 5-7 anni questo crollo continuerà. Mentre negli altri ambiti industriali del carbone, del petrolio, così sarà costante, perché sono ormai arrivati a una industria molto ottimizzata, che già fa costare la benzina meno dell'acqua, è chiaro che è molto ottimizzata, più di questo non riescono a fare. Sui pannelli fotovoltaici si continua a migliorare la tecnologia, più si fanno grandi questi impianti, meno costano per unità di superficie, e quindi nei prossimi anni continuerà la decrescita del costo dell'energia rinnovabile. Ma per un istante immaginiamoci di essere fra 5, 7, 8 anni con l'energia che non costa praticamente più niente. Sembra una bestemmia, ma è quello che sta accadendo. Allora, con un'energia di bassissimo costo, potremo fare delle cose che oggi non possiamo fare. Per esempio, creare idrogeno dall'acqua, dall'idrolisi, oggi costa troppo. Non vale la pena farlo, se non per segmenti molto limitati dell'economia. Desalinizzare l'acqua del mare costa troppo in termini energetici, a meno che l'energia non costi quasi niente. Di acqua sul pianeta ce n'è a sfare. Il mare copre 2/3 della superficie del pianeta. Se noi facessimo la desalinizzazione avremmo risolto dei pezzi importanti di problemi agricoli nel nord dell'Africa, forse addirittura nel Veneto. Avete sentito di questa idea di desalinizzare l'acqua del mare in Veneto, ma non con rinnovabili, col petrolio, col gas, con quello che c'è. Oggi come oggi siamo in un'emergenza, hanno detto dobbiamo desalinizzare l'acqua del Mediterraneo per riportare acqua nelle campagne, in modo molto costoso, molto inquinante dal punto di vista del CO2, ma chiaramente è un modo possibile. Se l'energia costasse pochissimo, sarebbe un modo perfettamente lecito di risolvere alcuni problemi. E terzo, per abbattere e tirare giù la CO2 dall'aria. Una cosa che non vi ho detto è quant'è la CO2 che c'è nell'aria. Nell'aria negli ultimi 10.000 anni ce n'è stata regolarmente 3 parti per 10.000. Quanti abitanti ha Borgo? Ecco, 3 parti per 10.000 sono 2 abitanti di Borgo, grosso modo. Pochi, difficile identificarli, no? Quelle 3 parti per 10.000 ci devono stare. Se si va a 2 o a 1, la Terra diventa una palla di ghiaccio. Ma nell'ultimo secolo, quelle 3 parti per 10.000 sono diventate, tenetevi forte, 4 parti per 10.000. Gli abitanti di Borgo ne hanno avuto uno in più. Neanche, scarso. E quell'uno in più sta cambiando la temperatura al ritmo di un grado per secolo. Per dirvi quanto è piccolo l'effetto e quanto è perfetto l'equilibrio in cui siamo trovati a vivere e a evolverci negli ultimi 10.000 anni, basta una parte per 10.000 di CO2 in più nell'atmosfera e questo è l'effetto. Perché è dappertutto, perché è globale, perché l'intero pianeta ne è avvolto, non perché qui a Borgo ne abbiamo una parte per 10.000, perché tutto il pianeta ha aumentato di una parte per 10.000 l'atmosfera, che quindi è meno trasparente al calore che ributta fuori. E questo è l'effetto che osserviamo. Se noi non mettiamo mano al riportarla giù, e non è complicato, vi ho mostrato che l'oceano assorbe la CO2. Tanti metodi si possono inventare, ci sono anche brevettati, per tirare via la CO2 dall'aria di questa stanza. L'unico difetto è che richiedono molta energia. E oggi non è economicamente pensabile di farlo, ma se l'energia continua a decrescere in questo modo, possiamo pensare di tirare giù la CO2 dall'aria
e fare cose oggi impossibili, ma domani possibili e che migliorerebbero sostanzialmente la salute del pianeta, dall'acqua desalinizzata all'idrogeno per gli aeroplani o per i camion. Questo è un esempio di accumulatori di batterie, che ripeto esistono, si comprano, ma non è il meglio che si possa fare, e questo è un esempio di due tecniche, di cui quella di sinistra è molto interessante, per accumulare energia elettrica con un brevetto fatto in Italia basato sulla compressione ed espansione lenta di certi gas, che ha un rendimento dal punto di vista energetico non lontano dalle batterie, ma che possa fare un infinito ciclo, volte di cicli energetici, accumulando centinaia di megawatt di energia. Per dirvi che le cose si possono fare, sono allo studio, e se uno di questo tipo di soluzioni prende il via, diventerà un'industria formidabile, perché c'è una fame enorme oggi, con l'energia a basso costo, di poterla accumulare in modo efficiente per ridarla indietro di notte o quando il tempo non è quello giusto. Ma dobbiamo fare il massimo di ricerca mirata a trovare soluzioni e sviluppate industrialmente in tempi brevi. Bene, mi avvio verso... Queste sono alcune immagini della ricerca in atto. Aspettate un attimo, andiamo avanti. E finisco con questo argomento. Probabilmente io mi fermo qua, non faccio l'altra parte, che ormai ne discutiamo dopo, perché volevo di nuovo farvi riflettere la questione dell'assorbimento della CO2 dall'aria. Voi direte, ma ci sono le foreste per assorbire la CO2 dall'aria, ma vi ho dimostrato che abbiamo una foresta vivente e ne stiamo bruciando forse 20. E quindi il gioco non ci sta, è una partita a calcio 20 contro 1. Non possiamo pensare che la natura possa recuperare contro un'industria che è molto efficiente nel produrre CO2, e la natura è piuttosto inefficiente nell'assorbirla, perché è uno solo. Hanno fatto degli studi per sviluppare tecnologie per assorbire la CO2 dall'aria. Questo è un esempio fatto dalla Comunità Europea, l'ha installato in Islanda circa un anno fa, e ha la capacità di estrarre una certa quantità di CO2 dall'aria per ogni anno, non so se l'ho scritto quante tonnellate sono, occupa mezzo ettaro di superficie, consuma energia, ve l'ho detto che l'energia qui è importante, deve costare molto poco, ma una foresta che riesca a fare lo stesso lavoro di questo piccolo pezzo di industria potrebbe essere 5.000 volte più grande di mezzo ettaro, perché le foreste benedette hanno un'efficienza relativamente bassa nel riassorbire, gli alberi crescono piano, sono distanti uno dall'altro. L'industria, la stessa industria che brucia CO2 al ritmo che ci permette il benessere che abbiamo, ma che è insostenibile con l'ambiente, ha la capacità di riassorbire la CO2 allo stesso ritmo, perché è un'industria, perché è ottimizzata, perché è capace di trasformare non solo energia producendo CO2, ma anche usare energia per riportarsela indietro e strutturarla in chimica, sassolini, in polvere, che può essere messa sottoterra, a usarla per altre applicazioni, anche di tipo agricolo o addirittura per le bevande o altre cose del genere. Questo è un punto importante. L'industria, ci può piacere o non ci può piacere, ma è la sorgente del nostro benessere. Ci può dispiacere il consumismo, ma è la ricchezza che abbiamo, questo fatto di una grande attività di estrazione e trasformazione in beni. È imbattibile nell'abbassare i costi. Chiaramente è mossa da principi di guadagno e ovviamente di beneficio economico, non c'è discussione su questo. Ma quando non la controlliamo bene può fare il disastro di riempirci di CO2 col cambiamento climatico. Ma contemporaneamente dentro l'industria ci sono le potenzialità per cambiare il nostro destino e riportare sotto controllo un effetto che ci è sfuggito di mano perché è talmente piccolo, ma talmente prolungato, che ci ha portato alla condizione attuale. E quindi io qua mi fermerei, così magari possiamo affrontare la seconda parte della serata. Spero di aver dato degli elementi per capire come il problema climatico, analizzato in termini scientifici, andando al nocciolo del problema, evidenziando le cose importanti rispetto a quelle secondarie, cambia aspetto, si capisce meglio e soprattutto
ci si presenta nelle sue sfaccettature. È un problema molto grosso che stiamo incominciando solamente adesso a mettere a fuoco e ad affrontare, ma che comincia a mostrare anche gli strumenti per affrontarlo. Sull'energia ci siamo, sull'accumulo ci stiamo arrivando, quando dico ci stiamo arrivando, 5-10 anni, chiaramente è la scala dei tempi che ci serve, sull'estrazione della CO2 dall'aria, di cui si parla pochissimo, ma è importantissimo, perché altrimenti noi, se nel 2050 facciamo il bilancio famoso net zero, cioè mettiamo tanta CO2 nell'aria, quanta ne tiriamo giù, e quindi smettiamo di aumentarla, ma a quel punto ne avremo messa nell'aria non solo 1 per 10.000 parti in più di un secolo e mezzo fa, magari 2 parti per 10.000. E la temperatura non sarà più a 1 grado più alto di oggi, del preindustriale, ma sarà magari a 2 gradi più alto. E vi assicuro che non voglio vedere un pianeta che la temperatura è aumentata di 2 gradi. Quest'anno qualcuno ha scritto che siamo vicino al tipping point della foresta amazzonica. Cosa vuol dire? Che l'aumento, il cambiamento climatico, assommato agli interventi dell'uomo che ha bruciato, che ha tagliato, che ha dato una bella sforbiciata ad alcune parti della foresta, ma il cambiamento climatico sta inducendo un degradamento della foresta che potrebbe essere irreversibile. Un po' come i ghiacciai che abbiamo, non solo scompaiono i ghiacciai, ma rischiano di scomparire le specie, rischiano di scomparire pezzi del pianeta che sono le foreste equatoriali, che hanno un equilibrio particolarissimo, che è fondamentale per la nostra vita, ma 2 gradi in più potrebbero essere esiziali per il loro destino futuro. E quando mi scompaiono i ghiacciai, non è che se poi nevica mi si riformano l'anno dopo, ci metteranno 1.000 anni, 100 anni, non lo so, ci mettono un tempo molto lungo. Sono processi che ci hanno messo tantissimo a formarsi, una volta interrotti, una volta distrutti, ci metteranno tantissimo a riformarsi, e noi siamo una specie e una società che non ha tempo a aspettare 1.000 anni per rivedere riformarsi i ghiacciai. Ormai i ghiacciai, temo che ce li siamo dimenticati sulle Alpi, d'accordo? Ma la foresta non possiamo perderla. I ghiacciai sono molto belli, danno un contributo, un equilibrio, tutte queste cose qua, ma sono meno importanti di avere la foresta con la variabilità, con il contributo al clima e quant'altro. Ecco, si incomincia a discutere di tipping point, di momenti irreversibili. Stanno nascendo buchi nel permafrost in Siberia, dovuti a esplosioni improvvise di gas metano che, essendosi sciolto nel sottoterra, si fa strada in modo esplosivo, tipicamente in zone disabitate, liberando enormi quantità di gas metano che va a contribuire, tra l'altro, al problema climatico. Cioè, vediamo sempre di più fenomeni che in Italia si limitano, per così dire, alle bombe d'acqua e alla siccità, che sono cose terribili, ma in tutto il mondo appaiono nei punti più disparati, nei modi più disparati, e alcune volte rappresentano tipping point, momenti in cui non torniamo più indietro. Quindi non dobbiamo scherzare con queste cose, perché una volta che abbiamo perso il controllo del prossimo grado, non è che poi torniamo indietro, emigriamo da un'Italia che potrebbe diventare un deserto. Non so se mi spiego. Cioè, sono questi i temi all'ordine del giorno. In un tempo che è talmente veloce che ce ne stiamo accorgendo dentro una generazione. Ce ne stiamo accorgendo nella vita di una persona, ce ne stiamo accorgendo da un anno all'altro. Una velocità così enorme di cambiamento non c'è mai stata nella storia del nostro pianeta. Buonasera a tutti e grazie al professor Roberto Battiston per quello che ci ha raccontato. Prego. Adesso noi vi leggeremo alcuni brani del testo L'alfabeto della natura che ci hanno particolarmente colpito, per poi sottoporre delle domande al nostro ospite. Chiunque voglia rivolgere delle domande a Battiston può farlo scrivendo in chat e poi le vostre domande verranno sottoposte al nostro graditissimo ospite nel termine della serata. Grazie.
pensare. Dovremmo insegnare agli studenti come pensare. Invece insegniamo loro cosa pensare. John Clement e Jack Lockhead. Quando osserviamo una pattinatrice che scivola veloce sul ghiaccio, effettua una piroetta, ricade con grazia e riprende a scivolare. Il suo movimento ci sembra naturale, ma è il risultato di innumerevoli esercizi in cui il suo corpo ha imparato a fare esattamente i movimenti necessari per effettuare l'esercizio. Basterebbe un piccolo errore nella sequenza a farla cadere o a impedirle di ottenere un risultato perfetto. L'atto del pensare non è molto diverso dal gesto dell'atleta. Un pensiero critico, razionale, permette di raggiungere una conoscenza affidabile e sensata del mondo. Ma basta poco a trasformare il pensiero da uno strumento di conoscenza in uno specchio distorto che ci convince di una realtà che non esiste. L'esercizio del pensiero razionale ed empirico, tipico del metodo scientifico, non è qualcosa di scontato, ma qualcosa che si apprende e si sviluppa. L'educazione e la formazione dovrebbero sviluppare la capacità di pensare, piuttosto che insegnare cosa pensare. La scienza inizia domandandosi come funziona un fenomeno, prosegue formulando ipotesi che vengono sottoposte a valutazioni logiche e a conferme empiriche. Solo attraverso questo processo può ottenere delle risposte affidabili. Non è detto che tutti i cittadini abbiano potuto fare esperienze di questo tipo, anche se sarebbe molto importante che l'insegnamento nelle scuole e nelle università procedesse anche attraverso una reale laboratorialità. Abbiamo voluto iniziare questo secondo momento della nostra serata con un passo del libro da cui emerge con evidenza il ruolo chiave nella scuola, nella formazione di menti libere e pensanti. Sappiamo che la buona educazione e la buona formazione sviluppano l'attitudine ad affrontare con metodo i problemi. Ha qualche suggerimento o consiglio da rivolgere a noi studenti e ai nostri insegnanti su come sostenere e valorizzare il pensiero scientifico? L'ho già accennato in precedenza che la scuola è formata da insegnanti e da studenti, ma c'è un insegnante che ci sta sopra un po' tutti quanti, che è la natura, la realtà delle cose, e Galileo ci ha insegnato come si fa a interrogarla la natura, col metodo sperimentale. Io quando vedo che sempre più spesso i laboratori vengono sostituiti da animazioni grafiche su un iPad, penso che siamo su una strada sbagliata. La scienza o è sperimentale o non è. E chiunque ha mai avuto un'esperienza di laboratorio si ricorda che quanto è facile sbagliare, come spesso non vengono i numeri, l'importanza dell'errore sperimentale, l'importanza del lavorare assieme fino a che tutto è fatto in modo tale da ottenere la famosa risposta che corrisponde non sempre in modo perfetto con l'attesa. Questa esperienza è molto, molto formativa. È molto più formativa di vedere bellissimi diagrammi colorati che prendono vita premendo un pulsante. Io ritengo che sia sbagliato rendere digitale l'apprendimento della scienza sperimentale. Mi rendo conto che ci sono formidabili pressioni, mi rendo conto che è più costoso tenere in piedi un laboratorio con i tecnici di laboratorio, col materiale, con i rischi, con i problemi, la sicurezza, ma se la scuola ha come mandato quello di insegnare a pensare criticamente, l'insegnamento laboratoriale sperimentale è di fondamentale rilevanza. Il fatto che ce ne stiamo allontanando è un indizio che non abbiamo più ben presente che cosa vuol dire insegnare l'alfabeto della natura. Povertà. Comunemente la povertà
è intesa come mancanza di cibo, alloggio e lavoro. Ma ci sono altri modi, meno evidenti, di essere poveri, come certe gravi forme di ignoranza. Non avere un approccio basato su un pensiero critico, non riuscire a seguire o a svolgere un ragionamento logico, a separare fatti da opinioni o a orientarsi fra le basi del sapere scientifico moderno, sono tutti segni visibili e invisibili di povertà. Le povertà visibili, per quanto devastanti, possono essere misurate, affrontate, talvolta risolte. Quelle invisibili sono molto più difficili da individuare e da affrontare, ma possono essere altrettanto invalidanti e causare effetti a livello individuale e sociale tanto gravi da determinare il declino di un paese. Al giorno d'oggi, la capacità di orientarsi nel nostro variegato contesto informativo è una condizione essenziale per un paese moderno, per la difesa dei valori democratici, per la capacità di affrontare e risolvere in modo efficace i problemi contemporanei. Non basta saper leggere e scrivere. Occorre saper pensare bene, se non si vuole contribuire a formare una società debole e indifesa. Difficilmente questo tipo di formazione può essere impartito in età adulta. Si tratta di un complesso insieme di informazioni, esperienze, errori, correzioni, esempi in grado di determinare il modo in cui si affrontano specifici problemi cognitivi, che dovrebbe rientrare nel programma didattico fin dalla scuola primaria. Anche la difficoltà espressiva è una forma di analfabetismo nascosto, perché se non ci abituiamo a parlare, a intervenire, a esprimerci, la nostra capacità di pensare non potrà essere messa alla prova e verificata. Riflettendo su questo passo del libro, ci rendiamo conto che non dobbiamo dare nulla per scontato, perché possiamo anche perdere quello che abbiamo conquistato in secoli di storia e di progresso. Dobbiamo fare attenzione a non sottovalutare nuovi rischi di regressione. Cosa possiamo fare per combattere una nuova povertà, insidiosa perché invisibile, come l'analfabetismo scientifico? Inoltre, ci sta particolarmente a cuore la correlazione tra pensiero scientifico e custodia dei valori democratici. Che cosa unisce questi due elementi che sembrano appartenere a due ambiti diversi? Allora, sono due domande. La prima la sintetizzerei in questo modo: separare fatti da opinioni. Non so quanti di voi hanno esperienza, abitudine di leggere la stampa internazionale anglosassone. Può non essere molto frequente, molto facile, spesso è chiaramente scritta in lingua inglese, ma se uno ha l'abitudine di leggere quel tipo di analisi e ragionamento, scopre che i giornali sono fatti, e la comunicazione è fatta da due parti fondamentalmente separate, i fatti e poi le opinioni. Voi ditemi una stampa nazionale, per fare il caso italiano, ma avremo problemi probabilmente anche in altri paesi, in cui vi separano le due cose. Quando leggete il giornale, quasi sempre i fatti e le opinioni si mescolano in modo indissolubile. Cioè l'opinione dell'autore o dell'autrice si mescola con quelli che sono i fatti da cui parte l'analisi specifica. Ci sono fatti degli studi in questo senso, che mostrano la correlazione che c'è fra la formazione nella distinzione fatti-opinione nell'educazione scolastica e la risposta delle persone che hanno avuto più o meno formazione. In questo grafico abbiamo che i paesi anglosassoni sono in alto a destra, hanno avuto più formazione, sono più abituati a separare fatti da opinione. Anche quando la formazione scolastica lascia desiderare, gli Stati Uniti non sono un esempio clamoroso di buona scuola, ma l'abitudine alla separazione tra fatti e opinioni è intrinseca nella cultura anglosassone. In basso a sinistra abbiamo i paesi in cui invece questo tipo di abitudine e questo tipo di educazione è scarsa e gli effetti sono conseguentemente di bassa capacità di distinzione. Troviamo Italia, ma anche la Germania, ma anche la Francia, ma anche la Spagna. Separare fatti da opinione è qualcosa che dovrebbe essere nella natura delle cose, perché altrimenti facilmente ci si confondono le idee, perché se non siamo abituati a separarli in modo critico, le opinioni
rispetto ai fatti possono diventare dominanti e portarci fuori strada. La questione della democrazia è auto-evidente. Quante volte vi viene chiesto di scegliere o di preferire un certo programma politico rispetto a un altro, tipicamente nelle immediate vicinanze delle elezioni, ma anche durante il periodo di governo, valutando i gesti, le scelte, le tematiche affrontate. Se io non sono in grado di valutare il contenuto scientifico, un programma politico contiene tanti aspetti, ma alcuni di questi aspetti si basano su fatti oggettivi. Se io non sono in grado di valutare le politiche energetiche, le politiche verso il clima, le politiche nei confronti dell'intelligenza artificiale piuttosto che nel progresso biotecnologico, come faccio a scegliere un messaggio di un partito rispetto a un altro? Non lo posso fare. Infatti, raramente questi temi sono messi all'interno di un programma politico, proprio perché sono quelli importanti su cui però non è necessario esprimersi, perché tanto è abitudine consolidata che non ne fanno parte. Non so se voi avete visto nelle ultime elezioni, che sono recenti, avete avuto la possibilità di pesare nelle proposte politiche il ruolo del programma per quanto riguarda gli interventi della transizione energetica verso le rinnovabili e degli effetti di contenimento del clima. Penso, uno, che ci avete dato poca attenzione, due, che c'era poco da leggere, perché quando uno confrontava i pochi articoli che hanno messo sullo stesso scenario i vari contributi, si rendeva conto che era l'ultimo dei problemi della nostra proposta politica. In un anno in cui abbiamo avuto le bombe d'acqua nelle Marche, il ghiacciaio della Marmolada che è crollato, gli incendi che hanno circondato Trieste, isolandola per un periodo dal resto del paese, una siccità drammatica, iniziata in questo caso nella primavera-estate, quest'anno la siccità è incominciata già l'anno scorso. Ecco, di fronte a una situazione così drammaticamente evidente che riguarda il clima di questo nostro benedetto paese, in un contesto globale evidentemente, uno si sarebbe aspettato, adesso che poi la guerra ha preso sopravvento su molte cose, ce ne ricordiamo già meno, ma in 6, 7, 8 mesi fa questi temi erano brucianti, erano sulle prime pagine dei giornali, un giorno sì, un giorno sì, eppure non sono stati mai messi all'interno di un discorso politico, perché tanto la nostra politica sa che mediamente l'opinione pubblica non è preparata su questi temi, quindi è inutile parlarne. Ma è da questi temi che dipende il nostro futuro, anche dal punto di vista democratico, perché se andiamo a remengo dal punto di vista di sistema paese e non riusciamo a governare questi assi portanti di scelte fondamentali, sarà molto, ma molto più difficile governare un paese che sarà in difficoltà sempre maggiori. Quindi, per saper leggere un programma politico sulla parte scientifica che dovrebbe essere importante, oppure per accorgersi che nei programmi politici non si parla di queste cose, occorre essere in grado di decifrare un discorso di tipo scientifico, quando c'è, per analizzarlo, e quando non c'è, per denunciarne l'assenza. Grazie mille. Intelligenza artificiale. Il 26 settembre 1983 si verificò un evento che la storia ricorda come l'incidente dell'equinozio d'autunno. Il fatto che io ne stia scrivendo e che tu, lettrice o lettore, ne stia leggendo, lo dobbiamo a un caso di superiorità dell'intelligenza naturale su quella artificiale. Quel giorno, infatti, il mondo rischiò, come mai prima, la catastrofe nucleare. Accadde che il sistema satellitare per la rilevazione di attacchi nucleari all'Unione Sovietica registrò un lancio di missili balistici intercontinentali americani.
In uno dei bunker della base militare Serpukhov 15, a 145 km da Mosca, le sirene di allarme iniziarono a suonare e il tenente colonnello Stanislav Petrov vide apparire sullo schermo, in caratteri rossi, la parola lancio, il segnale dell'attacco nucleare americano. Entro pochi secondi il sistema segnalò altri 4 missili balistici. Il computer americano affermava perentorio che era in corso un attacco nucleare contro l'URSS. In quel caso, però, la decisione finale spettava all'uomo. Petrov sapeva bene che avrebbe dovuto informare il prima possibile i suoi superiori affinché venisse organizzata un'immediata, letale controffensiva. In quel momento il segretario del Partito Comunista era Yuri Andropov, per 15 anni a capo del KGB, ossessionato dagli UFO e dalla possibilità di un attacco nucleare americano. Petrov osserva per 15 secondi lo schermo. È sotto shock, ma dopo aver constatato che i radar a terra non hanno registrato alcuna minaccia, riflette su un aspetto che a una macchina poteva facilmente essere sfuggito. Non si sferra un attacco nucleare usando solo 5 missili. C'è qualcosa di strano. È possibile che il sistema satellitare antimissilistico si stia sbagliando, pensa Petrov, e prende la coraggiosa decisione di dichiarare che si tratta di un falso allarme, che non è necessario mettere in atto una risposta nucleare. Serviranno 6 mesi di indagini per scoprire che il sistema satellitare sovietico Oko era stato bagliato dal riflesso del sole sulle nuvole in alta quota, come se un bambino stesse giocando con uno specchietto per accecare l'occhio del sistema antimissilistico. Fu stabilito come questo effetto fosse dovuto a una particolare congiunzione astronomica tra la Terra, il Sole e l'orbita del sistema satellitare Oko, collegata all'equinozio autunnale appena trascorso. Per questo motivo l'episodio viene ricordato come l'incidente dell'equinozio d'autunno. Tutte le volte che parliamo della potenza dell'intelligenza artificiale, dovremmo pensare a cosa sarebbe successo se a prendere quella difficile decisione, invece del tenente colonnello Petrov, fosse stato un sistema di intelligenza artificiale, esperto ma non abbastanza da accorgersi dell'errore, come l'intuizione e il buon senso dell'intelligenza naturale di un uomo sono invece riusciti a fare. L'incidente dell'equinozio d'autunno nel 1983 dimostra che il colonnello Petrov è riuscito, incrociando velocemente i dati a sua disposizione, a prendere la decisione giusta per il mondo intero. Come si sviluppa, secondo lei, questa capacità esclusivamente umana di agire nella maniera più opportuna in situazioni difficili? Questa è una bella domanda, perché il fatto di essere esseri umani coincide con il fatto di avere queste capacità intellettive e quindi di sviluppare questo buon senso, cose che le macchine non sanno fare. Quando scrissi quel libro, ChatGPT non c'era. C'era un dibattito sulla intelligenza artificiale che ha battuto i migliori giocatori di scacchi, di Go, di Dama, e che stava sviluppandosi in modo significativo e importante, ma non c'era questa particolare versione che oggi è diventata estremamente familiare. Quello che sta facendo ChatGPT è una cosa molto curiosa che sfugge a prima vista in modo assoluto. Se mai vi è capitato di giocarci un pochettino, di approfondirlo, tutti quanti l'abbiamo fatto, chi più chi meno, chi più curioso, chi meno curioso, ma o se ne è parlato a tavola, qualcuno sicuramente ve ne ha parlato. Di fatto questo tipo di interazione fra uomo e calcolatore che risponde in un linguaggio naturale, quello che sto usando adesso con voi, altro non è che una capacità meramente probabilistica di mettere assieme pezzi di frasi
trovate su internet, dove per internet si intende grandi volumi di dati che sono a disposizione di queste macchine, con dei meccanismi probabilistici che si basano sull'informazione che c'è. Chi ha creato l'informazione che c'è? Siamo noi. È l'umanità nel suo insieme. Chi ha scritto libri? Siamo noi. Chi ha scritto Wikipedia? Siamo noi. Chi ha messo in piedi i contenuti di miliardi di pagine web? Siamo noi, dove noi siamo l'insieme dell'umanità. Noi abbiamo riempito internet di senso, di frasi sensate, di frasi grammaticalmente corrette, perché nessuno scrive un blog senza senso e senza una struttura grammaticale ragionevole. Bene, giocando su ciò che c'è e prendendo un gioco complesso di probabilità, è in grado questo algoritmo di prendere quello che io dico come domanda e non capirne assolutamente il senso, perché non c'è nessuna intelligenza dietro questa, ma scoprire che magari nella mia frase ho scritto in che anno è nato, chi è Albert Einstein, no? Allora, il chi è Albert Einstein può essere trattato come Albert Einstein, guarda, in tutte le pagine in cui compare Albert Einstein, se compare chi, se compare è. E guardo nella frase collegata se per caso c'è scritto nato a Ulma nel 1859, che è nel 79, che è tipicamente collegato alla frase che è Albert Einstein. Questo fa questo programma. Trova, è come un elenco telefonico, un vocabolario in cui invece che le parole ci sono pezzi di frasi estrapolate con un numeretto di fianco come probabilità da pagine in cui si parla di quella roba lì, in cui noi esseri umani abbiamo parlato di quella roba lì. Questo effetto sviluppato con intelligenza naturale, con algoritmi opportuni, con tentativi di ottimizzazione, permette oggi di ricevere queste stringhe in risposta alle domande che facciamo in un linguaggio naturale. Qual è il problema? Che l'inganno che ci si sta propagando in modo formidabile è che noi siamo portati a pensare che là dietro ci sia un'intelligenza artificiale. Là dietro ci siamo noi. Solo che è evidente che la conoscenza complessiva dell'umanità, utilizzando questo algoritmo, ribaltata sul singolo individuo, lo sorpassa, perché il singolo individuo va bene se è esperto in una o due cose, ma non in 10.000 cose. Quindi noi ci siamo messi in una condizione in cui abbiamo una sorta di specchio che rappresenta l'umanità, che riflette me stesso, che la interroga, e che mi risponde con un sapere complessivo. Ma dietro l'intelligenza artificiale non c'è niente, c'è solo intelligenza naturale in me che pongo la domanda e nei noi che mi forniscono la risposta. È chiaro che alla fine io come individuo sono schiacciato dalla grandezza e dalla varietà delle risposte che ricevo. Ogni tanto questo sistema produce allucinazioni, ogni tanto su temi che non sono molto diffusi su internet rimane muto o dice stupidaggini, perché lavora solo su quantità di informazione che sono abbastanza abbondanti da creare questo tipo di rapporti di probabilità. Ma attenzione a non farci ingannare, so che è irresistibile. La prima volta che mi sono messo a lavorare con ChatGPT non ci ho dormito sopra, perché dico, ma cos'è sta storia? Ma se ci si pensa un attimino a mente fredda, hanno creato per motivi economici, principalmente economici, non c'è nient'altro che questo, uno specchio fra voi e me, fra noi e ciascuno di voi, in cui questo dialogo può aver forma e che ci racconta delle cose che per lo più non sappiamo, perché la nostra memoria è limitata, il nostro tempo per fare le ricerche su internet è limitato, la nostra conoscenza è limitata, la nostra cultura è limitata, ma la nostra cultura globale non è limitata, è quella che è molto ampia. Ed è solo là dentro che questa macchina fa questo mestiere. Tra l'altro, pieno di bias, pieno di
educazioni che gli vengono perché gli sono stati dati certi siti web piuttosto che altri. Le minoranze linguistiche, culturali e etniche fanno meno siti web delle maggioranze culturali, etniche e linguistiche. Quindi prendere per buona sistematicamente questa interazione vuol dire farci portare in modo impercettibile verso un pensiero medio comune che non rappresenta la realtà. E questo è un grosso problema. Ci siamo costruiti una trappolona, per carità, ci porta anche dei vantaggi. Ormai, mi spiace per i traduttori, ma la traduzione si fa ormai con queste macchine. Mi spiace per i giornalisti, ma certi articoli di livello semplice si fanno ormai con queste macchine. E potrei continuare su quante sono le professioni che sono influenzate pesantemente da questo tipo di algoritmi. Sta cambiando il mondo, cambierà il mondo, tutto vero questo. Ma non c'è una coscienza artificiale, non c'è un pensiero artificiale. Siamo noi che ce la giochiamo tra di noi. Per carità, quando l'uomo se la gioca con l'uomo, ha fatto anche di grandissimi pasticci, non è che stiamo parlando di grandissime, no, talvolta dipende dalle situazioni. In questo caso abbiamo creato una sorta di sistema pieno di illusioni, pieno di bias, perché vi sfido a trovare. Vi do un esempio che mi ha molto colpito. Voi sapete chi è Rutte? Penso di sì, perché Rutte è il capo dei frugali. E chi sono i frugali lo sapete. È quel pezzo di Europa che spesso con l'Italia ha da ridire perché vuole una gestione delle risorse più attenta e meno dispersiva. Rutte è un po' il riferimento, ogni tanto lo vedete in televisione, un personaggio alto, è il capo del governo olandese. Io non lo sapevo, me l'ho dimenticato questo fatto, 3-4 anni fa. L'Olanda, per gestire meglio il sistema di welfare, molto strutturato e molto forte che c'hanno lì, ha deciso di mettere insieme dei sistemi per verificare quali sono le componenti della società che sono a più rischio di imbroglio nei confronti del welfare olandese. Hanno fatto un sistema di intelligenza artificiale con degli algoritmi formato da 50 parametri. Per farvela breve, se sei donna, madre di figli, e non parli fluentemente olandese, sei una persona a rischio di imbroglio. Se sei uomo, non hai figli a carico e parli fluentemente l'olandese, sei sotto soglia. Questa situazione è stata applicata per un annetto o due, ha provocato un'immensità di disastri familiari, perché quelli che venivano incolpati, quelli o quelli che venivano incolpati di potenziale truffa, venivano sospesi dal beneficio. Immaginatevi famiglie al limite della del benessere, no? della sopravvivenza, perché il welfare è dato a persone in condizioni chiaramente critiche di situazioni, quindi le persone, donne con figli magari immigrate, che si trovavano in condizioni terribili della famiglia, magari si divorziavano. Immaginatevi il disastro, 20.000 famiglie sono state danneggiate anche in modo molto pesante, al punto che il governo olandese si è dimesso in blocco, con Rutte a capo del governo. Poi è riuscito a rimanere diciamo, in sella e ha continuato con un altro governo, ma è caduto un governo su un algoritmo farlocco che aveva al suo interno dei bias nei confronti di una componente più fragile, donna, figlio, straniera, e che quindi nella maggior fragilità, invece che sostenuta, era stata messa a rischio, come elemento a rischio pericoloso. Di queste cose è pieno questo sistema di meccanismi automatici, di algoritmi automatici, che trasmettono troppo spesso bias profondi di chi li programma nei confronti della società, magari bias inconsci, ma non per questo meno disastrosi. E quindi una cosa fondamentale è stacchiamoci da questa
ipnosi che c'è dietro qualcosa di intelligente. Dimentichiamoci, per carità, di questo. C'è dietro qualcosa di potente. Come potenti siamo noi, come società nel suo complesso. E usiamo questa potenza sapendo che siamo noi e non che c'è dietro un'altra roba. Questa si chiama intelligenza artificiale debole, proprio perché non c'è dietro un cervello, non c'è dietro una fisicità, non c'è dietro un'esperienza. Non è quella forte, vi ricordate Asimov, io robot? Era una roba che aveva le gambe, i piedi, le soffriva, sbatteva la testa, non dormiva la notte, era come noi, ma era fatto di metallo e di plastica. Non è questo. Questi siamo noi riflessi su noi stessi, in un modo deformato, come un gioco di specchi. Non c'è dietro niente di intelligente. Ma l'illusione è straordinariamente efficace. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Questo è un classico caso in cui bisogna applicare un pensiero razionale dirompente per opporsi con la ragione all'illusione che ci viene raccontata. Questi sistemi non vengono descritti. Se guardate sugli articoli, rarissimamente, solo in angoli molto particolari del web, trovate descrizioni sensate di che cosa veramente fanno questi algoritmi. La maggior parte degli articoli che leggete sono di persone, anche molto intelligenti, che alla fine fanno un test di questa intelligenza artificiale, dimenticandosi, quasi molto spesso, che stanno misurando l'intelligenza dell'umanità. Hanno fatto un test di quoziente intellettivo, cui ogni tanto, chissà, qualcuno di voi ha anche fatto, chiaramente solo per le parti verbali, a ChatGPT. Quindi hanno fatto una frazione di test che vengono fatti in questi casi. La validità dei test di cui è molto dibattuta, no? Forse non c'è una vera scienza dietro, c'è chi non ci crede. Io non voglio esprimermi su questo, però ogni tanto si fanno queste cose. ChatGPT ha fatto 150, che è un numero molto alto. Molto alto. Ho pensato, guarda un po', abbiamo misurato l'intelligenza dell'umanità, che mediamente, guarda caso, è abbastanza alta. Non è l'intelligenza di ChatGPT quella che stiamo misurando, l'intelligenza della nostra specie. Tiriamoci su, noi siamo una specie veramente intelligente, poi magari sprechiamo il tempo in mille stupidaggini e ci bastoniamo sulla testa uno con l'altro, ma quello che c'è intorno a noi è l'esito della nostra intelligenza, del nostro lavoro, del nostro pensiero e del pensiero di quel russo colonnello che ci ha salvato la pelle pensando sensatamente che quello che stava accadendo non aveva senso. Ecco, io vorrei fare un appello la prossima volta che pensate a ChatGPT. Non pensiate a qualche cosa di cosciente, di senziente. No? Si sente l'intelligenza artificiale senziente. Sono delle puttanate, scusatemi il termine tecnico. Svegliamoci da questo incubo. Grazie. Prego. Come una partita a scacchi. Gli scacchi sono un gioco enormemente complesso, basato su poche regole, semplici e rigorose, che consentono un'infinità di esiti. Dallo scacco matto in poche mosse, a partite da centinaia di mosse, che magari finiscono in pari. Un torneo di scacchi è probabilmente l'esempio più calzante per descrivere la battaglia che l'umanità ha ingaggiato contro i cambiamenti climatici. Anche per l'intricata partita climatica, le regole sono relativamente semplici. Il primo e il secondo principio della termodinamica, e poco altro. Ma chi sono i giocatori che siedono alla scacchiera? Da una parte c'è la specie umana, nelle sue molteplici declinazioni culturali, economiche, politiche, geografiche e via dicendo. Un giocatore dal grandissimo potenziale, ma frenato dal suo disordine interno, in balia di interessi contrapposti e caratterizzato da una strutturale lentezza nel mettersi a giocare seriamente. All'umanità spetta il bianco. Il problema climatico lo abbiamo creato noi e a noi tocca affrontarlo. Dall'altra parte, con il nero, c'è il ragionier ambiente,
metodico, rigoroso, contabile, non particolarmente fantasioso, aggressivo o brillante nel gioco, ma impietoso nel contabilizzare tutti gli errori dell'avversario, pronto allo scacco matto, ma solo se la cattiva tattica del bianco non gli lascia scelta. Quali sono i pezzi sulla scacchiera? Le sorgenti energetiche, naturalmente, quelle rinnovabili, da usare il più spesso possibile, e quelle fossili, da sacrificare sapientemente. Le tecnologie, quelle a disposizione e quelle necessarie ma ancora da sviluppare. La capacità industriale, da mettere in moto, con opportuni incentivi. La formazione dell'opinione pubblica, la rimozione dei pregiudizi e dell'ignoranza scientifica, affinché sia possibile riconoscere e denunciare tempestivamente gli interessi che si oppongono alla lotta ai cambiamenti climatici. Il re bianco è l'umanità nel suo insieme. La regina è la scienza, sua potente alleata, pronta a correre e a battersi sulla scacchiera della partita climatica, coordinando il gioco di tutti gli altri pezzi per proteggere il re. La posta in gioco? La vita delle future generazioni su un pianeta accogliente e non sconvolto da condizioni climatiche estreme. Lo stesso pianeta che i nostri avi hanno lasciato a noi in buone condizioni climatiche, forse senza rendersene conto. La strategia di gioco? Quella tipica di una partita di scacchi, nascondere le proprie debolezze, cercando di fare meno errori possibili, sfruttando al massimo quelle dell'avversario. Giocare di anticipo, non esitare a cogliere l'occasione quando si presenta, agire sistematicamente fino alla vittoria finale. La partita, o meglio, la serie di incontri del torneo climatico, è in corso, ma finora il punteggio non è molto incoraggiante. Il numero di conferenze sul clima, finite con un nulla di fatto, supera quelle in cui si sono stati fatti passi in avanti e il ragioniere ambiente sta conducendo la classifica. Ma il torneo è ancora lungo. Se pensiamo al leggendario scontro fra Spassky e Fischer nel 1972, l'americano iniziò in modo disastroso, perdendo due partite, di cui una per non essersi presentato. Ma alla fine vinse il titolo mondiale. Per vincere la partita a scacchi, oggi c'è bisogno di un impegno deciso e collettivo, il CERN del cambiamento climatico. Il CERN è un laboratorio pensato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da scienziati dal calibro dell'italiano Edouard Amaldi e del francese Pierre Auger, per permettere alla comunità dei fisici europei, sconvolta dalla diaspora bellica, di riprendere il ruolo che aveva sempre avuto nella ricerca di frontiera in fisica atomica, quantistica e nucleare. La guerra, il progetto Manhattan, la bomba atomica avevano proiettato la comunità dei fisici su una scena mondiale su cui si era stata svolta una tragedia sconvolgente e Amaldi, amico e collega di Enrico Fermi, lo sapeva bene. Proprio per questo gli scienziati fondatori vollero che il CERN fosse strettamente dedicato alla ricerca fondamentale e alla collaborazione pacifica internazionale. E così è stato. In più di mezzo secolo di vita, il CERN, grazie a un bilancio annuale pari a circa 1,4 miliardi di euro, ha sviluppato gli acceleratori più potenti al mondo, offrendo a decine di migliaia di scienziati condizioni uniche per lo studio dell'infinitamente piccolo, permettendo all'Europa di recuperare la distanza che le vicende belliche avevano creato rispetto agli Stati Uniti, fino alle scoperte da Nobel come quella dei bosoni intermedi elettrodeboli di Rubbia e di quella più recente del bosone di Higgs. Quanto appena scritto del CERN vi permetterà di capire la domanda che mi rimbomba da tempo nella testa quando penso al ruolo della comunità scientifica nella questione climatica. Come mai i paesi europei sono riusciti a dotarsi di laboratori del livello del CERN per affrontare i problemi relativi all'origine dell'universo, ma non esiste un CERN sul clima e sui cambiamenti climatici? Da quello che ci è sembrato, l'IPCC è diverso dal CERN, perché è un ibrido tra un'organizzazione scientifica e un'organizzazione politica internazionale. Quindi il ruolo dei governi nell'IPCC è forte
e paradossalmente invece i finanziamenti sono scarsi. È possibile, secondo lei, rendere più efficace l'IPCC? O sarebbe più opportuno creare un equivalente del CERN che si occupi del cambiamento climatico? Sentite? Sì, del libro. L'ho scritto quando, nel cercare di capire come funziona l'IPCC, questa organizzazione che produce le relazioni periodiche che vengono date alle conferenze climatiche e definiscono lo stato delle cose riguardanti il clima. Sono dei documenti importantissimi, naturalmente, che se firmati, sottoscritti dai vari paesi, portano un poco alla volta in direzione, diciamo, di affrontare e risolvere questo problema. E mi avrei incuriosito come funzionava, perché ci sono migliaia di scienziati del clima che contribuiscono a creare questi report molto massicci. La prima cosa che ho scoperto è che l'IPCC è fatto da un gruppo di qualche decina di scienziati che coordina tutto e che ha un finanziamento medio negli ultimi 40 anni di circa 5-6 milioni di euro. Il CERN ogni anno ha 1,4 miliardi. Per fare grandi cose. L'IPCC, da cui dipendono i dati, le analisi, la tempestività delle risposte, la capacità di raccogliere una posizione scientificamente solida e ben definita, prende una cifra limitatissima. La maggior parte degli scienziati dell'IPCC sono volontari delle varie nazioni che contribuiscono, 3, 4, 5, 10 per ogni nazione, a sviluppare questo tipo di documenti, praticamente con il loro stipendio di origine, ma senza un contributo economico particolare che giustifichi la creazione di un laboratorio. Non c'è un laboratorio fisico, c'è un ufficio a New York, perché l'IPCC dipende dall'ONU, in cui questo complessissimo tipo di analisi viene sviluppata di lavori pubblicati dagli scienziati del mondo. Non c'è... La IPCC non può dire fatemi questa analisi con questi esperimenti, non può dirlo. Se i gruppi scientifici del mondo fanno queste analisi, questi esperimenti, i loro risultati vengono assunti, presi, analizzati e, diciamo, inseriti nei documenti dell'IPCC. È molto diverso da quello che accade al CERN. Nel CERN i fisici intanto lo governano in modo autonomo. Il vertice dell'IPCC sono scienziati, ma con un mandato governativo, quindi è già un equilibrio molto particolare. E secondo, non è che possono decidere da che parte andare. Al CERN si va verso il bosone di Higgs, le supersimmetrie, si ragiona su questo e su quest'altro, guidati su una curiosità scientifica di altissimo livello, che è il seme fondamentale della scienza. Sull'IPCC invece si deve in qualche modo trovare l'equilibrio fra i mandati governativi e le attività della comunità scientifica. Per carità, io non sto sottovalutando l'IPCC, è l'unico strumento che abbiamo. I documenti sul clima, quello di Parigi del 2015, vengono verificati parola per parola dalle delegazioni dei vari paesi, perché altrimenti i loro governi mai firmerebbero un documento non concordato. E immaginatevi che cosa vuol dire mettere assieme centinaia di paesi, di governi, su tematiche così delicate da un punto di vista delle implicazioni politiche come le questioni climatiche, perché subito viene a galla che il paese più povero consuma troppo petrolio e carbone, che quello più ricco, diciamo, ha un'industria. Si può immaginare gli interessi in gioco. E l'IPCC è riuscito in questi anni a produrre questi documenti, se non vado errato, quello di Parigi 2015, che è un po' il cardine di tutto il processo di carattere climatico, ha avuto, non mi ricordo più se 20 o 30 mila correzioni, 20 o 30 mila correzioni di parole, di virgole, di frasi. Io sarei impazzito di lavorare in commissioni in cui hai 50 persone intorno a un tavolo che riga per riga, parola per parola. Però è così che si costruisce pazientemente, lentamente, la convergenza degli obiettivi e delle volontà mondiali. Troppo lentamente, però è un processo che è in atto. Quello che io dico è che ci servirebbe anche
un sistema di scienziati che possono esprimere a pieno ritmo, a piena forza, la capacità della scienza di individuare il problema, scarnificarlo nei dettagli, trovare i punti fondamentali e sviluppare tempestivamente soluzioni o indicazioni operative, eventualmente anche brevetti e scoperte e sviluppi, col metodo formidabile che la scienza ci fornisce, in cui il CERN è maestro. È un esempio clamoroso che è veramente un faro all'interno dell'intera società mondiale. Ecco, vorrei vedere qualche cosa del genere in cui la scienza possa mostrare tutta la sua forza, senza essere collegata, inevitabilmente nel caso dell'IPCC. Non sto dicendo che non va bene, perché un tramite fra politica e scienza e società ci deve essere, va bene? Ma ci vuole anche quel tipo di capacità scientifica che porta alle rivoluzioni, ai cambi radicali, che mette in discussione l'esistente e che punta verso la direzione più giusta e più vera. Dopodiché sarà la politica di prendere, pesare, ragionare, ma almeno non ci troveremmo in ritardo sull'accumulo dell'energia elettrica, non ci troveremmo in ritardo su come tirare giù la CO2 dall'atmosfera, non ci troveremmo in ritardo su alcune verità sgradevoli che dobbiamo ripeterci sul clima. C'è questo film di Gore, vi ricordate? Il vicepresidente dei tempi di Obama, che disse quel film Unpleasant Truth, verità sgradevoli. Per tanti anni il cambiamento climatico è stata una verità sgradevole che la maggior parte dei paesi non volevano sentirsi raccontare e che la scienza aveva già iniziato a raccontare, perché degli anni 70-80 che il messaggio sul clima che cambia è stato dato dalla scienza, coperto da polemiche di ogni genere, di interessi politici prevalenti che cercavano di demolire questo racconto. Ecco, quella scienza lì mi piace, quella che anticipa il problema dei 50 anni, quella che racconta le verità sgradevoli, su cui poi si può costruire un percorso più o meno difficile, che però ci porti a risolvere i problemi prima che ci esplodano in mano, a salvare i ghiacciai quando sono ancora ghiacciai, a salvare le isole del Pacifico in cui il mare sta alzandosi, sommerge, ben prima che il mare le sommerga. Io sto fatto che ci accorgiamo dei problemi quando ormai sono dietro la schiena, ne ho un pochettino a noia. Vuol dire che non siamo capaci di usare la scienza. La scienza è proprio quella cosa che ci permette di lavorare prima che il problema esploda. Ragazzi, se la scienza non sapesse anticipare il futuro, non sto parlando di profezie, sto parlando, non avremo i motori a scoppio, non sapremo prevedere le cose che cadono, non sapremo analizzare il volo degli aeroplani, non sapremo costruire nulla se non sapessimo anticipare il comportamento degli oggetti in condizione di un certo tipo. Fotografare che oggi i ghiacciai non ci sono più e quindi dobbiamo muoverci, mi fa molto rabbia, perché era chiaro che saremmo arrivati in questa situazione. E mi domando, come mai la scienza non ha avuto la capacità di essere più efficace nell'avvisare di questo problema e nel portare soluzioni? Ecco, secondo me, avessimo avuto un CERN del clima, avremmo fatto meglio che con solo l'IPCC. Grazie ancora. Siamo giunti all'ultimo momento della serata, in cui chiediamo gentilmente al professor Roberto Battiston di rispondere alle vostre domande, alle domande del pubblico. Vittorio chiede: c'è chi spera nella fusione nucleare. Che cosa ne pensa? La fusione nucleare ce l'abbiamo, sta a 150 milioni di chilometri e funziona splendidamente, si chiama Sole. Ma vi rendete conto che abbiamo 10.000 volte più energia solare di quella che ci serve? Dobbiamo veramente costruire delle macchine costosissime, complicatissime, anche un po' pericolose, perché voglio dire, non lo dicono mai, ma per far funzionare un eventuale sistema a fusione
occorrono centrali nucleari che producono il trizio. Non basta la macchina con la ciambella che fa la fusione, occorrono decine di centrali nucleari che producono il trizio. Il trizio serve perché è un nucleo instabile e se non lo produci, dopo un po' non ce n'è più. Abbiamo il Sole che funziona splendidamente. Secondo me questa della fusione è una storia veramente strana, scientificamente affascinante, perché porca la miseria fare quel tipo di cose in una stanza, no? Perché l'idea del Sole in una stanza è una bella sfida. Ma sono dagli anni 50 che si discute di questa cosa. E i progressi sono stati fatti, sì, per carità, ma ancora non siamo arrivati. E le macchine che per realizzare queste centrali sono immense. Cadarache, in Francia, dove stanno costruendo la macchina che forse porterà alle prime fusioni realmente sostenibili, ma è grande come Borgo Valsugana, costa non so se 20 miliardi di euro e ancora non sappiamo se sono una macchina di quel tipo potranno produrre energia, anche perché in modo sostenibile, anche perché i materiali da usare sono esposti a radiazioni molto intense, insomma è molto complicato e sicuramente non è la soluzione da adesso ai prossimi 20-30 anni. Ma noi dobbiamo risolvere adesso la questione energetica, non forse fra 20 o 30 anni. A me basta il sole, è la fusione al plasma più bella che mi posso immaginare. Per concludere, abbiamo tempo per un'ultima domanda. Stefano ci chiede: l'Unione Europea è coinvolta nella maggior parte delle politiche nazionali, specialmente per quanto riguarda l'ambito energetico, anche fino all'80%. Per questo le chiedo cosa ne pensa del programma europeo Repower EU. Allora, quando c'è un problema, c'è un grosso problema. Quando abbiamo visto che il tetto perde acqua quando piove e stanno incominciando a marcire gli assi portanti che portano le tegole, è buona abitudine di un buon padre di famiglia, una buona madre di famiglia, riparare il tetto e rimetterlo in condizioni che non crolli non solo sulla nostra testa, ma neanche su quella dei nostri figli o dei nostri nipoti. Quello che l'Europa sta dicendo e facendo, con delle misure, tra l'altro, che leggiamo sui giornali, troppo spesso sono in contrasto con gli interessi italiani, no? L'avete visto recentemente, i motori termici, le case a impatto zero, i biofuels, che sono stati non inseriti nella lista dei combustibili sostenibili, non lo fanno perché ce l'hanno con l'Italia. È un processo che è iniziato almeno da Parigi 2015, ma probabilmente anche prima, che di fronte a un problema chiaramente definito, qualcuno dice dobbiamo dare delle soluzioni. E le soluzioni vuol dire girare il volante da un'altra parte, guidare il bastimento da un'altra parte, spostare gli interessi da un'altra parte. Talvolta nel fare questo si pestano i piedi a interessi precostituiti. È normale che sia così. Ma un paese come il nostro, che ha capacità industriali, competenze, intelligenze, tutto quello che la storia, tante cose importanti, dovrebbe anche imparare non solo a gestire l'esistente guardandosi un po' indietro dicendo quanto siamo bravi, ma a capire dove andiamo a parare come mondo, non come paese. Perché l'Europa sta rappresentando il punto di vista di tanti paesi che messi assieme danno un'opinione molto forte, hanno un peso politico molto forte. La ricetta proposta di Repower EU può essere diversa, può essere migliore, forse sì, ma è già tardiva rispetto alle necessità. E comunque qualche cosa bisogna fare. Quello che mi dispiace spesso e volentieri è che vedo che la nostra politica e i nostri rappresentanti di questa politica, che devono interagire con l'Europa,
presentano delle posizioni che sono datate, che guardano all'indietro. Ho capito che noi siamo tanto bravi nei motori termici e non vogliamo smettere, il Nord in particolare, di sviluppare un'industria in cui abbiamo investito competenze, operai, tecnologie, soldi. Giusto, ma il futuro non è lì. E forse 5, 10, 15, 20 anni fa dovevamo guardare a questo fatto che saremmo arrivati in queste condizioni. E se non l'abbiamo fatto, dobbiamo farci un esame di coscienza. Politicamente parlando, non mi sto rivolgendo ai singole persone di questa sala. Vi do un esempio per dirvi come le cose sono diverse nei vari posti del mondo. La Cina sta moltiplicando ogni anno il tasso di crescita nel solare e nell'eolico. Hanno centrali solari ed eoliche che vanno su 1-2 gigawatt, che è tanta roba. Certo, hanno i deserti, hanno le valli piene di vento, hanno molti spazi, ma il problema del fotovoltaico non è lo spazio. Ci serve una parte per 10.000, due parti per 10.000 della superficie, è poca roba. Probabilmente Borgo non è il posto giusto per fare un impianto solare di grandi dimensioni, ma non importa, facciamolo in una zona in cui ci sia più sole e trasportiamo l'energia elettrica fino a qui. Si possono fare queste cose. L'importante è che l'Italia nel suo insieme abbia la capacità di creare sufficiente energia rinnovabile. Queste cose si fanno in anticipo. Bene, la Cina sta facendo una velocità pazzesca. Ricordatevene la prossima volta che leggete che i paesi emergenti se ne stanno fregando del problema del clima. Beh, non è così vero. È chiaro che un paese come la Cina, che ha centinaia di milioni di persone ancora in condizioni di povertà o nell'agricoltura, avrà sicuramente un consumo di carbone e di petrolio significativo, ma la stessa Cina sta investendo formidabili risorse per fare una transizione, ma il motivo è perché sanno benissimo che l'impatto climatico colpisce di più i paesi più grossi, più popolosi, più dipendenti dall'agricoltura, di quelli magari meno popolosi e più ricchi. Ma è evidente questo, quindi hanno il primo interesse di farlo. I tempi e i modi sono legati alla complessità della loro situazione politica. Ma un altro esempio che mi fa molto riflettere, l'impianto solare più grande del mondo, attualmente in costruzione, se non ricordo male, sono 4 gigawatt. È tanta roba 4 gigawatt. Sapete chi lo sta facendo? Gli Emirati Arabi, nel deserto dell'Arabia. Ma come mi potete dire? Sono quelli che galleggiano sul petrolio, tutto il petrolio, un bel pezzo viene da lì, sono fatto i soldi, la ricchezza sul petrolio. Sì, proprio perché sanno che a un certo punto questo giochetto va a finire a causa del grafico che vi ho mostrato, stanno transitando verso il solare fotovoltaico perché gli costa di meno. E un domani sanno che non vedranno più petrolio. E 20 anni prima che ciò accada si organizzano diversamente. Ecco. Pensiamo a questo modo di affrontare la realtà, pensando a 10-20 anni da oggi e poi tirando dritto senza cambiare direzione. Questo è il modo di procedere quando uno vede un problema e vuole risolverlo. Se invece, visto il problema, vuole discuterne, può farlo, però poi si accorge che è disconnesso dalla realtà, che in questo caso è una realtà degli altri paesi europei che hanno deciso di percorrere una certa strada. Questo tipo di ragionamenti non sono bianco o nero, è molto complesso e complicato, ma quando vedo che in un mese l'Italia è bocciata su 3 politiche energetiche fondamentali, beh, una riflessione su come mai ciò accade credo dovrebbe esserci, ma non solo il mal di pancia, l'Europa, i cattivi, piantiamola con queste storie. L'Europa è fatta da paesi come noi, alcuni dei quali stanno investendo in scienza e tecnologia con obiettivi precisi e altri no. Vi ricordate la storia della cicala e della formica? Beh, insomma, alla fine dei conti rischiamo di rivedere storie molto note. Signor Battistone, per il suo
bellissimo intervento. E vorrei concludere leggendo un ultimo estratto del suo libro. Siamo già nel pieno di una crisi climatica. I gas climalteranti presenti nell'atmosfera potranno solo aumentare mentre noi raggiungiamo le zero emissioni. Da questo punto di vista, gli anni a venire si profilano peggiori di quelli passati. Decine o centinaia di milioni di persone saranno obbligate a spostarsi, creando una catena infinita di difficoltà e sofferenze. Per questo motivo non possiamo eludere il fatto che ogni tonnellata di gas climalteranti tolta oggi dall'atmosfera rappresenta un beneficio prezioso per tutti. Non siamo ancora pronti a questa discussione, ma dobbiamo avere fiducia nella ricerca. È la stessa ricerca che ha portato in 20 anni al fotovoltaico e all'eolico, che oggi costano meno del carbone e del nucleare. È qui che deve concentrarsi la nostra capacità di pensare in futuro, in cui la CO2 diminuirà più rapidamente rispetto alle previsioni, grazie alle tecnologie DAC e a un'economia basata su di esse. Così come gli acrobati sul filo si sono esercitati a lungo e sanno bene quali sono le forze in gioco che determinano il loro equilibrio, anche noi dobbiamo imparare ad ascoltare la scienza e ad agire di conseguenza. Si può fare. E abbiamo fatto un viaggio veramente spaziale e siamo tornati qui sulla Terra. Con Roberto abbiamo fatto dei discorsi dalle particelle dello spazio alla space economy, alla ISS, e siamo tornati sulla Terra. Abbiamo visto che ci sono parecchi problemi, ma che qualcosa insieme si può fare. Direi di fare un ultimo applauso veramente caloroso a Roberto Battiston e vorrei scusarmi con le persone che hanno scritto delle domande, che sono tantissime, abbiamo dovuto sceglierne due, e magari se ti giriamo le domande altre che sono rimaste, se hai tempo e voglia ce le rimandi, magari le mettiamo nel sito nostro scolastico, che può arricchirsi di ulteriori riflessioni. E vorrei tutto il team di Pensiero in Evoluzione qui sul palco, tutto quanto, per salutare. Proprio tutto, anche Alberto, Verdiana. Non possiamo chiamare su Yuri perché sennò... Ecco, vorrei presentare tutti i ragazzi qui. Sì, devo stare anch'io con i ragazzi. Ecco, infatti. Abbiamo Roberta Tomio, che è veramente una due spalle per me. Alessandro Clerici, di prima B, Scienze Applicate. C'è Letizia, di quinta B, Liceo Scientifico. La Ilenia, di quinta B, Scienze Applicate. Poi c'è l'Arbi, Suani, sempre della prima B, Liceo Scienze Applicate, un mio studente. E Lorenzo è un giovane regista qui che è pronto a diventare la spalla di Yuri. Lorenzo Vancini, sempre della prima A, Scienze Applicate, bisogna dire le classi giuste. Comunque ci sono un sacco di ragazzi che poi qui nel palco stanno qui, ma quelli giù a basso c'è la Anna, ci sono altri studenti che hanno collaborato in un modo o nell'altro. Quindi ringrazio di nuovo in primis, vi ripeto, gli studenti anche presenti qui in sala, a cui poi rifletteremo nei prossimi mesi di tutte le questioni che ci hai raccontato, perché avremo modo di fare delle lezioni di educazione alla cittadinanza insieme, e auguro una buona serata e una buona notte a tutti quanti.